Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Continua la rivolta sociale contro il Green Pass, è stato ripulito il murale di Vivaro che omaggia il generale Figliuolo e che era stato imbrattato ieri con scritte e messaggi offensivi rivolti a lui e rivolti al provvedimento appunto del Green Pass. Anche i manifesti in favore di Zanolin sindaco a Pordenone sono stati rovinati dai graffiti, ne parleremo nel corso del telegiornale di questa sera. Continueremo anche a parlare degli operatori sanitari non vaccinati, sono 8 gli infermieri che sono stati riammessi all'ordine dopo la sospensione delle scorse settimane ed è stata anche approvata la legge regionale per tutelare le donne vittime di violenza. Approfondiremo l'argomento con l'intervista alla consigliera Mara Piccin, prima firmataria della proposta di legge. E infine filari di bolle, la selezione dei migliori vini spumanti del Friuli Venezia Giulia ha avuto luogo questa mattina a Casarsa della Delizia. Su 80 vini verranno selezionati 5 premiati. Queste e molte altre le notizie che andremo ad approfondire nel corso del telegiornale, ma prima i saluti iniziali che arrivano dai colleghi dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. A voi la linea. Un cordiale saluto anche dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste. Tante anche oggi le notizie che andremo ad approfondire nel corso di questa nuova edizione del nostro telegiornale. Approfondiremo la tragedia legata al 25enne che nei giorni scorsi ha subito un grave incidente in moto. Purtroppo è stato constatato quest'oggi che il giovane ha perso la vita. Sentiremo poi la dichiarazione di Alessandro Ciani, assessore alla sicurezza del comune di Udine, che si è espresso relativamente alla situazione di Borgo Stazione a Udine. Approfondiremo poi anche il grave incidente che è avvenuto questa mattina, adesso si trova in gravi condizioni una ragazza 23enne di Talmassons. Tante anche le notizie che arrivano dalla nostra redazione di Udine, Gorizia e Trieste, ma prima di proseguire linea che può passare al collega del Veneto per i saluti. Grazie, ben ritrovati. Dunque, dolore in tutto il Porto Guarese per la morte di Simone Pacchiega, il giovane deceduto ieri nel tardo pomeriggio a Carle in località Vallevecchia. Ebbene, poi c'è il Covid-19 con i numeri che continuano a crescere in Veneto, così come i ricoveri. Faremo il focus della situazione relativamente al veneziano. La figlia ha fretta di nascere e la mamma non fa in tempo ad arrivare in ospedale. Nella notte una 31enne ha partorito a Montebelluna in auto grazie all'intervento provvidenziale dei carabinieri. Ricca pagina anche per quanto riguarda il nostro telegiornale dal Veneto. Dopo l'edizione di Udine, un focus sul Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, giunto quest'anno alla sua 39esima edizione. Linea Pordenone. Apriamo dunque il telegiornale con le prime notizie di cronaca. Dolore in tutto il portogruarese per la morte di Pacchiega, il giovane deceduto ieri nel tardo pomeriggio a Caorle in località Vallevecchia. Il servizio. È grande lo sconcerto e il dolore in tutto il Porto Guarese dopo la morte di Simone Pacchiega, 27 anni, deceduto ieri nel tardo pomeriggio a Vallevecchia, località di Caorle, dopo essere finito con il trattore all'interno di un canale di irrigazione. L'incidente è accaduto in via Dossetto attorno alle 18, quando il giovane, che lavorava per l'azienda speciale Vallevecchia, è finito con il mezzo nel corso d'acqua, rimanendo intrappolato all'interno. A recuperarlo il nucleo dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo stava terminando il turno lavorativo ed era impegnato a tagliare l'erba del vicino canale Baseleghe. Simone Pacchiega abitava con la famiglia in Brussa. Veneto Agricoltura ha ricordato oggi il giovane operaio, comunicando la costernazione dei dipendenti e dei dirigenti, specie quelli che lavoravano a suo fianco. Domani in tutte le sedi dell'agenzia regionale, oggi listate a lutto, si terrà un momento formativo e di riflessione sui contenuti obbligatori della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tanti messaggi di condoglianze e ricordo del giovane comparsi sui social network, tra questi anche quello della società di calcio della Giussaghese, realtà per la quale aveva mosso i primi passi da piccolo, ricoprendone attualmente la carica di dirigente. I funerali verranno fissati nelle prossime ore. Si chiamava Matteo Tancredi, il giovane 25enne di Cervignano che sabato 17 era uscito di strada impattando violentemente contro il guardrail mentre stava viaggiando in sella alla sua due ruote ed è deceduto ieri mentre era ricoverato in terapia intensiva. Il servizio. Alle ore 20:30 circa dello scorso 17 luglio in sella la sua due ruote era uscito fuori strada schiantandosi contro il guardrail. Si tratta del giovane 25enne di Cervignano del Friuli Matteo Tancredi. Il giovane, dopo essere uscito autonomamente dalla carreggiata senza coinvolgere altri mezzi, era stato trasportato d'urgenza in codice rosso a seguito delle gravi condizioni in cui versava all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine nel reparto della terapia intensiva. Il tragico evento era accaduto tra Grado e Aquileia lungo la strada regionale. Sul posto erano intervenuti i carabinieri per i rilievi e la viabilità. Ricordiamo che la strada era rimasta chiusa al traffico con lunghe code per permettere le operazioni di soccorso. Ieri purtroppo è arrivata la triste notizia della morte del giovane. Infatti risultavano troppo gravi le ferite che aveva riportato. A seguito della tragedia, i parenti hanno deciso di donare gli organi del giovane, dimostrando così un gesto di grande generosità nonostante il dramma, dimostrazione questa del loro volere di salvare altre vite umane. La comunità di Cervignano è vicina alla famiglia di Matteo, con la quale piange la sua drammatica e prematura scomparsa. Si trova in gravi condizioni la 23enne di Talmasson, si è rimasta gravemente ferita questa mattina in un incidente stradale. Sentiamo i dettagli. Questa mattina, intorno alle ore 8:30, si è verificato un grave incidente lungo la regionale 353 nel comune di Muzzano del Turniano, lungo il rettilineo poco prima del bivio Paradiso. Il sinistro è stato causato dallo scontro tra una Lancia Y condotta da una ragazza 23enne di Talmassons e una Hyundai Tucson ibrida guidata da un cittadino straniero. Nell'impatto, una delle due vetture è finita in un fossato a bordo strada. Ad avere la peggio dalla ragazza di Talmassons trasportata d'urgenza con l'elicottero sanitario al Santa Maria della Misericordia di Udine. La giovane versa ora in gravi condizioni. Sul posto si sono precipitate anche le ambulanze inviate dalla centrale SORES di Palmanova, intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Latisana per le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli incidentati e per la gestione della viabilità. Nell'impatto è rimasto ferito anche il conducente della Hyundai, che non risulta però in gravi condizioni. Finisce fuori strada con l'auto a Casarsa della Delizia. L'incidente poco prima delle 13 di oggi in via Versutta. Pare si sia trattato di una fuoriuscita autonoma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento che hanno provveduto a liberare i due occupanti della vettura e mettere in sicurezza l'auto. Hanno quindi dato supporto al personale sanitario arrivato con l'ambulanza da San Vito e con l'auto medica da Pordenone. Le persone coinvolte sono state portate all'ospedale di San Vito al Tagliamento per gli accertamenti. Sul posto anche la polizia locale di Casarsa. Sono 89 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati oggi in Friuli Venezia Giulia, il 69% dei quali risultano avere meno di 29 anni. Su 4.132 tamponi molecolari sono stati rilevati 72 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'1,74%. Sono inoltre 2.410 test rapidi antigenici realizzati, da cui sono stati rilevati 17 casi. Nella giornata di oggi non si registrano decessi, rimangono due le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 10, due unità in più rispetto a ieri. È qui con noi adesso Luciano Clarizia, presidente regionale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a lei per l'invito. Buonasera.
Abbiamo annunciato nei titoli iniziali, sono stati riammessi 8 infermieri all'ordine che si sono quindi sottoposti alla vaccinazione. Come siamo con i numeri delle sospensioni? Ma in realtà sono stati riammessi perché era stato fatto un errore del Dipartimento di Prevenzione, perché questi sono infermieri che lavoravano in Veneto, vaccinati quindi in Veneto anche se residenti nella destra Tagliamento. Non c'era stata comunicazione perché, non avendo aperto la PEC, non hanno risposto alle sollecitazioni, insomma, del Dipartimento, e quindi come tale risultavano non vaccinati. Quando hanno dimostrato, insomma, di essere vaccinati, chiaramente abbiamo preso atto e abbiamo, insomma, reintegrato, quindi tolta la sospensione a questi 8 infermieri. Ma allo stesso tempo, purtroppo, lo stesso Dipartimento ci ha inviato altre 5 comunicazioni di colleghi non vaccinati, e quindi abbiamo provveduto anche ieri a sospendere questi 5 colleghi. Quindi ad oggi sono 70 i colleghi che sono stati sospesi dall'ordine. Si è parlato tanto di possibile ricorso, anche ieri insomma siamo stati invitati dall'avvocato Vito Clout per parlare con altri legali anche di questa situazione. Si è parlato di diritti costituzionali, libertà e il diritto all'autodeterminazione. E lei che cosa vede in questa, insomma, di utilizzare queste parole, utilizzare questi diritti? Ma guardi, ho sentito anche gli interventi fatti dal CODA contro questi legali. Devo dire, beh, insomma, è normale, ho visto che hanno chiesto, insomma, ai colleghi di affidarsi a loro per fare il ricorso al TAR. Il ricorso al TAR corretto, giusto, visto che la legge lo prevede. Però vorrei ricordare a questi colleghi, attenzione, perché il TAR Lombardia, il TAR Emilia Romagna, non so se l'hanno saputo da questi legali, ha rigettato il loro ricorso, quindi questi sono dei precedenti, quindi attenzione, perché anche un ricorso al TAR costa, e io spero, insomma, che il Codacons, insomma, lo faccia gratuitamente a questi colleghi, visto tutta la pubblicità che sta facendo e sta cercando di portare avanti con delle cose che in realtà fanno anche un po' male, perché vede, cioè, è bene che ognuno faccia il suo lavoro. Quando sento un avvocato che comincia a dire tipo, non so, il vaccino è in fase sperimentale, gli infermieri sono delle cavie, una grande maggioranza di sanitari non sono vaccinati, quindi vuol dire che il vaccino fa male. Allora, o questo si è preso una laurea su Facebook, come fanno tantissimi in medicina, e da un anno e mezzo a questa parte, oppure non so di cosa sta parlando, perché o parliamo di cose serie e di evidenze scientifiche, se ognuno faccia il suo lavoro. Io non mi permetto di parlare chiaramente di altre professioni, perché non ne so, non sono a conoscenza, quindi non mi permetto. È bene che facciano lo stesso, perché sono cose pericolose. Quando si fanno certe affermazioni che veramente non hanno nessun fondamento, sono pericolose e deleterie, rischiano di mettere ancora più in difficoltà quelle persone che sono ancora, come dire, indecise, incerte, e rischiamo di andare avanti con questa pandemia per tempo infinito. Siccome siamo tutti quanti stufi, stiamo cercando di recuperare, di rientrare alla normalità, perché come ho sempre detto, se non si muore di Covid, qua moriamo fra un po' di problemi legati all'economia, ebbene, insomma, si faccia attenzione alle parole. Vede, se si pensa anche a tutto quello che sta succedendo in questi ultimi tempi, le manifestazioni che stanno facendo, gente che non segue le regole di base, mascherine, cioè che tutti conosciamo, è chiaro che adesso, fra un po', io spero di sbagliarmi e che veramente stia dicendo una bugia, ma fra qualche settimana secondo me la pagheremo. E trovarsi un'altra volta in ospedale con reparti Covid aperti, terapie intensive piene, insomma, purtroppo non riuscire a gestire l'ordinario significa veramente poi non riuscire a dare risposta alle persone. Poi ci si lamenta perché abbiamo una lista d'attesa, come mai non si riesce a fare una visita, se siamo costretti a lavorare esclusivamente sul Covid. Questo è quello che succede, quindi è bene che si diano notizie certe e chiare. Il vaccino va fatto, è sicuro, non è sperimentale. Se qualcuno afferma questo, non si informa sui siti ufficiali, ma su qualcosa che non funziona. E concluso dicendo che dire che è sperimentale è una bugia, perché è vero che normalmente un vaccino va testato per più tempo, però non dimentichiamo che qua c'è stata una pandemia globale, un'emergenza assoluta, sono stati spesi milioni e milioni e milioni di euro per poter chiaramente fare questa ricerca, ricercatori veramente a go-go utilizzati per fare questo, cioè cosa che normalmente non succede. È chiaro che i tempi si sono diluiti e sono ristretti, quindi cioè, notizie certe, chiare, e ripeto, ognuno faccia il suo lavoro. Anche perché dice il vaccino è utilizzato in tutto il mondo, letteralmente tutti i paesi hanno aderito alla campagna vaccinale con questi vaccini, come in Italia, e non credo che, insomma, vogliano il male di tutto il mondo intero, insomma.
Ma vede, non è un problema. Io invito veramente queste persone a lasciare un po' da parte i social, oppure noi non siamo più nel Medioevo, basta, siamo nel 2021. Cerchiamo un attimo di ragionare, anche non serve una scienza medica per andare a leggere le cose che sono scritte in modo veramente anche semplice sui siti del Ministero della Salute, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero Superiore di Sanità, basta andare a guardare, quella è la verità. Per favore, seguiamo queste regole, altrimenti non ne veniamo fuori. Il vaccino è sicuro, tutto il resto è una bufala, non ci credete e non ci cascate, per favore. Grazie allora Luciano Clarizia, come sempre, per essere stato in nostra compagnia. Ci torni pure a trovare prossimamente. Grazie a voi per l'invito. Continua la crescita di contagi da Covid-19 in Veneto. Vediamo la situazione nel veneziano, in generale nelle 7 province. Sono 490 i positivi emersi nelle ultime 24 ore a seguito della segnalazione del bollettino odierno di Azienda Zero relativamente ai contagi da Covid-19. Il virus dunque continua a risalire la cresta, visto che in tutte le 7 province le persone con il virus sono 10.465, 1.242 nel veneziano, più 25 tra ieri e oggi. Negli ospedali i pazienti positivi sono 107, dei quali 16 in condizioni gravi. Nel veneziano invece ci sono 4 persone ricoverate ad Dolo, 5 all'Angelo di Mestre, 1 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia e 10 a San Donà di Piave. Il territorio regionale che registra il maggior numero di contagi è il Veronese con 2.618 positivi. È salita al 50,6% invece la percentuale di residenti in Veneto che sono stati immunizzati con il richiamo del vaccino anti-Covid, 2.935.000, pari al 60,5% della popolazione, sono i residenti ad aver ricevuto almeno una dose. Per quanto riguarda la popolazione vaccinabile dai 12 anni in su, la copertura raggiunta è del 56%. Ieri sono state somministrate oltre 43.300 dosi. È qui con noi adesso Marco Putto, il sindaco di Azzano Decimo, che io ringrazio per essere in nostra compagnia. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Per quanto riguarda il suo comune, ci sono dei lavori in corso al Parco delle Dote. Di che cosa si tratta? Sono in corso i tanto attesi lavori al Parco delle Dote per un quadro economico di 6 milioni di euro, frutto di un finanziamento ottenuto diversi anni fa, grazie appunto a Livenza Tagliamento Acque, che è stazione appaltante in questo caso dell'opera. Poco fa, prima che piovesse, ho fatto un giro in cantiere con il direttore dei lavori e RUP dell'opera per sincerarmi dello stato dell'arte dei lavori. Sostanzialmente i lavori stanno rispettando il cronoprogramma e siamo soddisfatti per come stanno procedendo. Ricordiamo un paio di notizie importanti anche per i cittadini. All'inizio pensavamo di dover chiudere il parco completamente alla fruizione del pubblico durante i lavori, invece, d'accordo con l'impresa, siamo riusciti a tenerlo aperto a zone e a periodi. Quindi, in questo caso specifico, noi riusciremo a garantire fino al 20 di agosto la fruizione in fine settimana e da agosto in poi il parco sempre aperto a tratti e a zone. Una notizia importante, abbiamo ottenuto su nostra istanza una cosa che mi stava molto a cuore, che era un impegno tra l'altro elettorale ancora prima del primo mandato. Abbiamo rinvenuto un parco quando siamo entrati in carica nel 2012 che aveva una particolarità, aveva dei ponticelli in legno, sicuramente gradevoli e belli da vedere, ma che avevano una particolarità poco piacevole. Non consentivano ai camion di poter transitare ovviamente al di sopra, perché a livello di portata non avevano le caratteristiche adeguate e quindi non era possibile e non è tuttora possibile realizzare concerti o manifestazioni al parco. Abbiamo chiesto di realizzare degli attraversamenti appositi anche per poter fruire il parco in questi termini, quindi un'opportunità in più anche per i cittadini a fine lavori. La Regione ha stanziato delle importanti risorse per quanto riguarda la concertazione con gli enti locali. Voi ad Azzano Decimo quanto avete ricevuto? Allora, noi siamo assolutamente insoddisfatti non solo di quanto abbiamo ricevuto, 170.000 euro su un'opera, ma siamo insoddisfatti per il modus operandi di questa giunta regionale, di questa amministrazione regionale che continua a fare regalie politiche a quelli che sono i propri amici, evidentemente comuni affini e politicamente
politicamente schierati dalla loro parte e a dimenticarsi che dal punto di vista istituzionale ci sono tutti i comuni, anche quelli che hanno un segno politico diverso. Avevamo chiesto 2.200.000 euro per realizzare un centro culturale in centro ad Azzano Decimo, peraltro abbiamo già vincolato l'area e abbiamo già un progetto realizzato, un progetto preliminare approvato, e ci aspettavamo almeno un segnale, se non tutto il finanziamento, ma abbiamo visto, purtroppo, che i comuni di centro-sinistra della destra Tagliamento sono stati trattati davvero malissimo, a 0 euro. E continua a questo proposito, da parte di questa amministrazione regionale, il fatto di dimenticarsi che esiste anche Pordenone, esiste anche la provincia di Pordenone, il territorio di Pordenone. Quindi dal punto di vista politico ci rivolgiamo ai nostri consiglieri regionali che stanno facendo un ottimo lavoro, ma anche, diciamolo dal punto di vista istituzionale, ai consiglieri regionali della parte opposta che si ricordino comunque che sono pordenonesi pure loro, quindi che se i comuni del territorio, anche se momentaneamente hanno un segno politico diverso, non ricevono risorse, va non a beneficio dell'intero territorio di Pordenone. Esiste anche Pordenone, non solo Udine, ricordiamolo alla giunta regionale Fedriga. Grazie allora Sindaco Marco Puto, come sempre, per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, grazie a voi. Sono stati presentati questa mattina i due nuovi primari per pneumologia e microbiologia nominati dall'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. I dettagli nel prossimo servizio. Oggi è un giorno importante perché nominiamo due nuovi primari, in particolare il primario della pneumologia, dottor Zuccon, e il primario della microbiologia e virologia, il dottor Basaglia. Sono ulteriori primari che portano, insomma, il numero dei primari nominati da questa direzione strategica in un anno e mezzo ad un numero sicuramente molto significativo. Dobbiamo fare ancora molta strada perché ricordo che ho trovato oltre 22-23 primari scoperti, alcuni da molti anni. Il primario in una struttura organizzativa come quella nostra è una figura fondamentale che ha una responsabilità in dirigendo e in vigilando e rappresenta anche un elemento di gestione delle risorse umane, degli spazi, della tecnologia, e anche professionalmente è un punto di riferimento e può essere anche motivo di attrazione anche per reclutamenti di personale medico. Questo è stato il punto d'arrivo di una carriera che è cominciata tanti anni fa, che mi ha visto qui a Pordenone dal 1996 e che mi ha fatto fare molta strada. Qui a Pordenone mi sono sentito a casa mia, l'ospedale è la mia casa e le persone che lavorano in ospedale fanno parte di questa mia famiglia. Io spero nei prossimi anni di poter continuare a dedicarmi, come ho sempre fatto in questo fino ad ora, di portare avanti molte potenzialità relative alla mia struttura complessa. So di poter contare su medici, biologi, tecnici, competenti e appassionati, e insieme con loro voglio appunto continuare, partendo dal buono che è molto e che già c'è, pensando in particolare di fare un servizio che sia utile per la salute delle persone di questo territorio. Ha parlato di questo anno che è stato un anno terribile per tutta la sanità, nessuno ne è uscito indenne, alcuni reparti e alcuni settori sono stati più colpiti, le microbiologie sono tra questi, i tamponi che sono stati stranominati in questo periodo vengono fatti nelle microbiologie, per cui quelle in cui io lavoro è passata da non conoscere questo esame a dovere nell'arco di poche settimane a farne centinaia prima, fino ad arrivare a 1.000-1.500 al giorno, quindi con una riorganizzazione del personale incredibile, non solo per qualità di lavoro ma anche per quantità di lavoro e per organizzazione del lavoro, 7 giorni su 7, su turni ovviamente 24 ore al giorno o quasi. Ovviamente è stato un servizio molto importante, a fianco ovviamente a quello di tutti gli altri specialisti, ognuno nel Covid ha avuto la sua parte, il pneumologo, il pronto soccorsista, l'anestesista, l'internista e tutti gli altri colleghi.
Controlli antimafia nel cantiere dell'ospedale di Pordenone. Questa mattina, su disposizione del prefetto di Pordenone Domenico Lione, il personale della direzione investigativa antimafia di Trieste, della questura e dei comandi provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, nonché altro personale del provveditorato interregionale, ha effettuato l'accesso al cantiere relativo ai lavori di realizzazione della cittadella della salute e del nuovo ospedale civile di Pordenone. L'iniziativa rientra nell'attività di controllo dei cantieri prevista dal codice antimafia che fa capo al prefetto ed è finalizzata a prevenire tentativi di infiltrazioni mafiose e garantire l'esecuzione regolare delle opere. Nel cantiere controllato, che da inizio lavori è interessato oltre 190 aziende ed è stato oggetto peraltro di apposito protocollo d'intesa sottoscritto nel 2017 tra prefetto, ASFO e imprese esecutrici, sono stati esaminati un numero e nominativi dei lavoratori e dei mezzi impiegati nelle ditte affidatarie dell'appalto, i contratti di fornitura e gli eventuali subappalti. Le operazioni si sono protratte per oltre 4 ore, si è proceduto al controllo di 72 persone e di 18 persone giuridiche e sono stati rilevati i dati di 2 automezzi e mezzi da lavoro, nonché è stata acquisita la documentazione relativa all'appalto tuttora al vaglio del gruppo Interforze. I dati così raccolti confluiranno in un'unica banca dati presso l'Osservatorio Centrale Appalti Pubblici della Direzione Investigativa Antimafia. E qui con noi adesso Alberto Bernava, candidato a sindaco a San Vito al Tagliamento. Grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti. Novità per quanto riguarda San Vito: sono stati restituiti 4.700.000 euro al comune relativi alla maggiore economia della circonvallazione. Perché e come sono stati restituiti questi soldi? Questa è una grande notizia per la comunità di San Vito, una notizia che chiaramente ha coinvolto tutte le forze politiche, perché tutte le forze politiche insieme, questo è anche un aspetto molto positivo, hanno lavorato in questi anni affinché quello che in verità era un anticipo, un grande sforzo di carattere finanziario della giunta ancora Gregoris, quella precedente, diversi anni fa, fece proprio per permettere che la circonvallazione, che adesso sta portando enormi benefici alla comunità di San Vito e non solo, e quell'economia che serve proprio per la realizzazione, per sbloccare con i committenti dell'epoca, quindi la provincia e poi la regione, l'opera stessa. Questo era un impegno della regione ai tempi, e qua chiaramente in questi anni un po' tutte le forze politiche si sono impegnate, quindi è doveroso da parte nostra ringraziare l'amministrazione comunale, anche quella attuale chiaramente, le forze politiche che compongono il Consiglio Comunale di San Vito, perché abbiamo votato diversi ordini del giorno, in particolare l'ultimo o di circa un anno fa. E poi anche i nostri consiglieri regionali, consiglieri regionali del territorio. C'è stato un ordine del giorno di Tiziano Centis e un ordine del giorno di Mara Piccin, a stesso tema, sono stati tutti votati all'unanimità, quindi ritengo che questo sia un grandissimo risultato per la comunità di San Vito, per la politica che ogni tanto può ritrovarsi unita per la propria comunità, e chiaramente pone a chi amministrerà da settembre o da ottobre, dopo vedremo quando sarà la data, il Comune di San Vito, importanti risorse per avviare tutta una serie di progetti. Per conto nostro noi siamo molto contenti, perché se vinceremo le elezioni saremo in grado di rafforzare quella missione del nostro programma, ne abbiamo già parlato in questi studi, riguardo la sicurezza. Noi l'abbiamo chiamata, unendo al nostro slogan, San Vito merita sicurezza. È una missione di programma che comprende chiaramente la sicurezza del territorio, l'implementazione e il rafforzamento della polizia locale, che sta soffrendo da tanti anni un sottodimensionamento del personale, e poi tutto il tema della mobilità. Noi, grazie anche, ci auguriamo, a queste risorse, saremo così in grado di avviare, elaborare un grande e ambizioso piano della mobilità sanvitese, dove porremo al centro tutta la necessità sostanziale di sicurezza stradale, e in particolare la realizzazione di tratti, di percorsi, di piste ciclabili che adesso mancano oppure saranno soggetti ad interventi di riqualificazione. La priorità sarà
il raccordo tra la periferia, quindi le frazioni, e soprattutto i centri scolastici, le scuole, perché chiaramente dobbiamo permettere ai nostri ragazzi di recarsi a scuola in sicurezza. In particolare, oltre a molte vie che sono state più volte trattate nei vari bilanci e vari impegni in questi anni, oltre a via Treviso, che verrà discussa anche il prossimo Consiglio Comunale, c'è via Cordovado, che noi crediamo di essere in grado di realizzare come percorso ciclabile o ciclopedonale, e il raccordo con Santa Sabina per quanto riguarda poi via Morsano. Ma poi ci sono numerosissime vie che dovranno vedere una riqualificazione complessiva del proprio percorso, del proprio sedime, insieme appunto alle piste ciclabili, che ormai sono fondamentali. L'ambizione nostra è diventare un punto di riferimento della mobilità dolce in tutta la regione. Chiaramente sarà un lavoro che ci occuperà diversi anni, ma oggi si pongono le basi per poterlo quantomeno progettare, per poi renderlo realtà. In questa campagna elettorale si è parlato anche delle categorie spesso emarginate, come le donne e gli anziani. Voi come pensate di aiutare queste categorie? Avete dei progetti in mente già? Beh, in particolare sulle donne c'è un impegno che dura da diversi anni. Io ho sentito delle dichiarazioni di candidati sindaci che si fermano un po' agli slogan dicendo verranno aiutate le donne, verrà dato un sostegno alle donne che vorranno emanciparsi o che vorranno percorrere i propri obiettivi di vita. Noi siamo pienamente d'accordo con questo slogan, però ci aggiungiamo, lo facciamo in maniera, secondo noi, autorevole, proprio perché l'abbiamo fatto in questi anni, i contenuti. Ci siamo impegnati in questi anni, soprattutto per quanto riguarda le manovre di bilancio, per sostenere per esempio le scuole paritarie. Le scuole paritarie, soprattutto nel periodo Covid, che hanno subito pesanti conseguenze anche di carattere economico, noi abbiamo chiesto in quelle situazioni di intervenire in termini puntuali. E purtroppo chi oggi dice che ci devono essere le pari opportunità, che vanno aiutate le famiglie, che le donne non devono essere troppo impegnate, come è giusto che sia, per l'attività domestica, ma devono essere in grado di potersi realizzare e poter perseguire i propri obiettivi di vita, noi dobbiamo essere in grado di creare un welfare territoriale, un welfare pubblico, e anche in sinergia con soggetti privati, quali per esempio sono le scuole paritarie, affinché i servizi alla famiglia, e noi lo intendiamo nel nostro programma come un grande piano di tutela e di supporto alle famiglie e quindi anche alle mamme, tra parentesi, noi abbiamo tantissime mamme candidate, è stata una delle caratteristiche che abbiamo scelto, proprio perché sappiamo che le mamme hanno un contatto continuo con i servizi comunali o comunque locali, dall'ospedale al consultorio, alle scuole, alle attività sportive, alla mobilità e quant'altro. E quindi stiamo ricevendo anche in questo momento, in questa fase di presentazione del programma, grandi stimoli, perché intendiamo aiutare le mamme e le donne e di conseguenza sostenere la grande strada che deve portarci alle pari opportunità attraverso atti, attraverso interventi concreti. Pensiamo che il mondo della scuola sia una priorità, pensiamo anche, adesso c'è chi parla appunto di sostenere le donne, ma in Consiglio Comunale voto contro, per esempio la riduzione della tariffa della mensa, voto contro degli interventi economici che noi chiedemmo per i trasporti, chiedemmo per gli asili nido, e quindi tutto ciò che riguarda i servizi alle famiglie noi riteniamo, anche in termini di tariffe, che deve essere rafforzato, cioè ridotto in termini di tariffe, per aiutare le famiglie a vivere meglio e aiutare le donne a perseguire i propri obiettivi di vita, perché chiaramente le pari opportunità partono da una pari opportunità di partenza, deve essere garantita a tutti quanti. Grazie allora ad Alberto Bernava, come sempre, per essere stato in nostra Grazie compagnia. A voi. Ci rivedremo Buonasera nei prossimi appuntamenti. Grazie ancora. Ripristinato tempestivamente a Vivaro dall'artista Andrea Cleva il murales raffigurante il generale Figliuolo, che ieri era stato imbrattato con scritte offensive contro il Green Pass e contro il commissario stesso. Abbiamo raggiunto telefonicamente il pittore per commentare l'episodio. Sentiamo.
È già stato ripristinato il murale raffigurante il generale Francesco Paolo Figliuolo, dipinto dall'artista e alpino Andrea Cleva, sul lato di una casa a Vivaro. Deturpato ieri con scritte contro il certificato verde e insulti al commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. A vandalizzare l'opera, già rovinata a fine giugno, anonimi probabilmente simpatizzanti No Vax e No Green Pass. Sul fatto, denunciato e condannato in modo unanime anche da parte degli esponenti politici regionali, stanno indagando i carabinieri. Il murale è stato restaurato dallo stesso Andrea Cleva, che l'ha realizzato a fine aprile ispirandosi all'illustrazione di Franco Rivolli, dell'infermiera che tiene in braccio la penisola, diventata un simbolo della pandemia in Italia. Abbiamo contattato telefonicamente l'artista per commentare l'episodio. Beh, mi hanno avvisato ieri che c'erano delle scritte, io siccome ero al lavoro non sono riuscito ad andare a vedere. Alla sera, quando sono rientrato alla sera, sono passato di là e ho visto che era bombardato di scritte. E quindi non sono riuscito subito a fare l'intervento. Dopo cena sono andato lì con i pennelli e ho messo a posto tutto quanto, insomma. Poi sono arrivati i carabinieri e hanno fatto delle fotografie. E così, insomma, sono andato avanti, ho finito il lavoro che era 9:10 di sera. Anche perché ha dovuto coprire e ridisegnare gran parte del murale, si è completamente coperto di scritte No Green Pass, anche parole volgari. Ho dovuto rifare tutti i colori, quindi rifare tutte le tinte, sono riuscito a cancellare tutte le scritte e insomma a riportarlo più o meno alla normalità. E qual è stata la sensazione dopo aver visto queste scritte? Ma non si arrabbia, però se non sai con chi ti devi arrabbiare, ti arrabbi con te stesso. Quindi ho detto cosa devo fare, io lo rifaccio e lo rifarò fino a quando non si stuferanno di imbrattarlo, insomma. I serpini non mollano mai. La sua scelta invece di dedicare questo murales al generale Figliuolo, quando e come era nata? Ma era nata nel periodo della pandemia, che c'erano stati degli attacchi verso il generale e noi come alpini, per dargli la nostra solidarietà, ho pensato questa cosa qui di notte e l'ho realizzata il giorno dopo. Prima di proseguire con il telegiornale, abbiamo ricevuto un appello da parte di una nostra telespettatrice questo pomeriggio, perché il marito Elio Camerotto aveva perso gli occhiali sabato mattina andando al mercato. Loro abitano in zona Cappuccini, siccome sono degli occhiali particolari specifici per le patologie del signor Elio, dato che vede solo da un occhio, è per loro molto importante ritrovare questi occhiali. Quindi se qualcuno li ha visti tra, insomma, il Bronx, Corso Vittorio, la zona quindi anche del mercato, Piazza 20 Settembre a Pordenone, può contattare al numero 0434 26177 perché appunto li stanno cercando sostanzialmente. Quindi vi ringraziano già per la collaborazione nel caso qualcuno li trovi per strada. Adesso qui con noi Michele Padovese del Circolo del Partito Democratico di Pordenone, che io ringrazio per essere qui con buonasera, noi. Buonasera a tutti. Abbiamo menzionato anche la questione, insomma, della protesta sociale per quanto riguarda il Green Pass, anche i manifesti elettorali in favore di Gianni Zanolin come sindaco di Pordenone sono stati imbrattati in città. Che cosa ne pensa, insomma, di questo atto? È un episodio, che dire, spiacevole, proprio usare un eufemismo, è sicuramente un episodio censurabile, e, insomma, degno di critica, perché rispecchia un po' la difficoltà anche dei tempi, ma sicuramente mette un po' a rischio anche la convivenza e la dialettica democratica all'interno delle forze politiche. Io credo che imbrattare un manifesto è di fatto come fischiare l'inno nazionale o bruciare una bandiera, insomma, cioè un manifesto è l'espressione di una opinione. Nel nostro caso poi non avevamo neanche un'espressione di un'opinione critica verso qualcuno, ma era solo proprio una proposta amministrativa. Quindi
imbrattare, e qua ne faccio una questione ovviamente di metodo prima di tutto, imbrattare un manifesto è veramente un atto censurabile, cioè un atto contrario alla dialettica democratica rispetto delle idee altrui. Poi sul contenuto, cioè sul messaggio che si è usato per imbrattare il manifesto, cioè il no Green Pass, e quindi anche l'utilizzo della doppia S che richiama i periodi nazisti, anche in questo caso non si capisce, cioè, voglio dire, ma è veramente la possibilità o la decisione da parte di un governo o delle istituzioni di prendere delle misure di sicurezza della salute può essere veramente confuso con un atto come dire, antidemocratico senza tener conto o con le politiche che portavano avanti i regimi fascista e nazista. Io questo veramente, veramente non credo. Cioè, è veramente anche irrispettoso verso la gente che ha perso la vita a causa di quei regimi, e quindi paragonare una legittima e anche possibilmente ci può essere anche chi dissente dalla decisione del governo di istituire il Green Pass, quindi rispettabile anche la decisione di dissentire, ma equiparare una decisione che va in direzione della salute pubblica con un atto di imperio di stile nazista mi pare che sia veramente un qualcosa che dovrebbe essere rimarcato e sollevato e criticato da tutte le forze politiche di qualunque colore, sia di destra che di sinistra. Ecco, io penso e mi aspetto anche che da parte di tutte le forze politiche ci sia una presa di posizione in questa, e quindi un distinguo rispetto a questi atti che esprimono, non fanno altro che esprimere un modo antidemocratico di concepire la politica. Secondo lei perché hanno preso di mira proprio il candidato sindaco Gianni Zanolin e quindi la sinistra? Insomma? Ma si farebbe anche facile polemica, è evidente che anche in questo caso insomma, è evidente che la posizione anche delle forze di maggioranza che sostengono il governo Draghi ma che si collocano un po' più a sinistra e quindi il Partito Democratico in testa è uno dei sostenitori di questa linea del governo. Evidentemente ci possono essere, ci sono come in alcuni aspetti, e non voglio fare di tutto un erbo un fascio, ma delle fasce di partiti anche che sostengono il governo Draghi come la Lega o anche all'opposizione del governo Draghi che non voglio dire che appoggiano questo modo di fare, non mi permetto di dire, ma insomma che poco fanno per prendere un po' le distanze, e quindi quell'atteggiamento equivoco, Green Pass sì, Green Pass no, sì però, cioè, voglio dire, provoca sicuramente, come dire, dà il là al fatto che ci siano, che queste manifestazioni di comprensibile dissenso, di dissenso, vengano poi esasperate in atteggiamenti di questo genere qua. Io credo che bisogna essere molto chiari e credo che anche le forze di sia che sostengono il governo Draghi o anche no, ma che in nome della salute pubblica sostengano l'attività del Green Pass. Poi si può discutere sulle applicazioni, e questo non vuol dire che chi dissente dal Green Pass sia totalmente in torto. Dobbiamo anche cercare di capire le ragioni, ma una cosa è capire le ragioni, un'altra cosa è operare in questa maniera che è la negazione del far politica democratica. Grazie a Michele Padovese per il suo contributo questa sera, ci rivedremo nei prossimi appuntamenti. Grazie e buona serata a tutti. Denunciati a piede libero 7 autori di truffe online ai danni di privati cittadini che nelle scorse settimane si sono appropriati di migliaia di euro raggirando alcuni abitanti del Pordenonese. A intercettarli i carabinieri della stazione di Spilimbergo, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. Tra gli episodi il furto di 1.400 euro sottratti a una risparmiatrice maniaghese da due cittadini, una italiana e
un indiano che sono riusciti a carpire i codici di autorizzazione della sua carta di credito, intascando poi la somma con più operazioni. Con la stessa strategia, quattro italiani e un ghanese operanti in Campania hanno prelevato dal conto di un abitante di San Giorgio della Richimbelda 2.600 euro che hanno poi puntato e perso su un tavolo di gioco telematico. L'invito è sempre quello a prestare attenzione ai raggiri virtuali e a denunciare subito eventuali truffe alle forze dell'ordine. È stata discussa e approvata dalla maggioranza la proposta di legge regionale che vuole tutelare le donne vittime di violenza e contrastare gli atti violenti e discriminatori. Le interviste alla consigliera regionale di Forza Italia e prima firmataria Mara Piccin e alla consigliera regionale per il Movimento 5 Stelle Ilaria De Zovo. L'abbiamo vista molto determinata in aula, consigliera Piccin, ha fortemente voluto questa legge anche quando c'è stata l'ennesima richiesta di un ritiro. Come mai? Perché questa è una buona legge, è frutto di ascolto, di lavoro, di una convinzione rispetto alla tutela delle donne vittime di violenza e di altre persone che sono vittime di violenza. Io credo che serva coraggio per votare contro ad una legge che in qualche modo dà una mano a persone che soffrono. Io credo che al di là dei dettagli, al di là dei singoli emendamenti, quello che noi abbiamo voluto fare, quello che io avevo annunciato un paio di anni fa, era quello di cercare di aggiornare una norma che ha 20 anni, una norma che aveva la necessità di recepire contenuti nazionali, direttive europee. Quindi sostanzialmente questo è il lavoro che è stato fatto, l'ascolto dei centri antiviolenza, delle associazioni è stato fatto, l'opposizione ha condiviso i miei emendamenti in commissione e poi ha abbandonato i lavori della commissione stessa. Quindi io credo che, come dire, ci fosse bisogno di abbandonare un po' una forma ideologica per pensare concretamente alla necessità delle persone. Questo PDL fa riferimento innanzitutto ad un lavoro non più per progetti singoli, ma per, come dire, una visione complessiva e per piani triennali. Inserisce sostanzialmente la parte relativa ai figli orfani di vittime di femminicidio, recependo una normativa nazionale che avrebbe potuto tranquillamente essere quella che, ricordo onestamente, era quella presentata da parte della collega Liguori, che non volle ritirare la norma ma se la fece bocciare in aula, ma non significava mettere assieme e fare un lavoro unico. Non si chiama testo unico, ma è un buon testo sicuramente. Un no è un segnale forte di contraddizione e in questo caso è arrivato alla PDL 127. Cos'è che proprio non accettate, consigliera Dal Zovo? Non accettiamo che si sia arrivati in un comitato ristretto, alla fine di un comitato ristretto, con una norma che andava a occuparsi di tutte le forme di violenza e per una posizione ideologica sia stata espunta una parte di violenza, una tipologia ben precisa di soggetti che vengono sottoposti a violenza. Il testo noi abbiamo votato no perché comunque alcune associazioni, non tutte, si sono dichiarate diciamo contrarie a come ne esce il testo stesso. Noi un po' per loro, un po' per la posizione appunto in cui avevamo creduto noi nella vera volontà della Lega, soprattutto di affrontare il tema così nella sua interità, ma poi ci hanno tradito in qualche maniera, quindi è un tradimento non a noi ma a poi si ripercuote sulla società. Quello che rimane è così negativo, quello che resta in questo testo? Per alcuni aspetti no, e infatti ci siamo astenuti su alcuni articoli, e invece per altri sicuramente sì. Cioè, già se pensa il piano che deve contenere delle cose che vanno a impattare sulla discriminazione, però all'interno non c'è nessuno delle associazioni che si occupano di quel tema, io mi chiedo chi deve fare queste azioni, oppure il garante è un organo che direttamente lavora su questi temi e dentro l'organismo non c'è. Non ha nemmeno una possibilità di dare un parere, abbiamo fatto anche quell'emendamento e ci hanno detto di no. E quindi per alcuni aspetti va bene e per altri assolutamente no.
La figlia ha fretta di nascere, la mamma non fa in tempo ad arrivare in ospedale. 31enne partorisce nella notte in auto assistita dai carabinieri. Il servizio. Mamma non riesce a raggiungere l'ospedale, dà alla luce la propria bimba in auto, assistita dai carabinieri. Storia a lieto fine nella notte a Montebelluna, dove i militari dell'arma, grazie a un provvidenziale intervento, sono riusciti a far nascere una piccola che proprio non ce la faceva, evidentemente, ad attendere l'arrivo in nosocomio. A chiedere aiuto attorno alle 2.45 è stato il marito e futuro papà, un 36enne, che preoccupato ha fermato l'auto nei pressi della rotonda di un supermercato, avvisando il 112 e faticando, data la situazione, a dare le coordinate precise del luogo dove si trovava con la moglie 31enne. La centrale ha prontamente girato la segnalazione a una gazzella del nucleo operativo composta da appuntati scelti di lungo corso che in pochi secondi sono riusciti a intuire, anche con pochi elementi, l'esatta posizione. Giunti sul posto, i carabinieri hanno prestato assistenza alla donna che proprio in quei momenti, rotte le acque, stava partorendo la neonata. Poco dopo è giunto anche il 118 che ha certificato le buone condizioni generali di salute sia della madre che della piccola, accompagnandole entrambe in ospedale per il successivo ricovero. Rimaniamo adesso in Veneto con l'ospite in compagnia del collega Alessio Conforti. A voi la linea. Grazie con Matteo Bortolussi, che è appunto un imprenditore agricoltore. Subito le chiedo, il tempo fortunatamente nel nostro territorio non ha causato grosse ripercussioni, nel bellunese invece sì, ma nel nostro per fortuna pare, no? Il nostro per fortuna è andata bene, sì, anzi siamo ancora un po' in carenza d'acqua, perché comunque l'acqua che è stata stanotte è stata veramente poca. Fortunatamente appunto ci ha risparmiato questi episodi grandi di grandine che hanno causato dei danni veramente importanti sia qua vicino ma anche in Emilia Romagna, e insomma quella bene o male è una fortuna, insomma. Senta, parlando di prodotti a chilometro zero invece, c'è un così rilancio anche abbastanza importante, se ne parla da anni chiaramente, però insomma è determinante da qui al futuro questo concetto? Beh, sicuramente è determinante, diciamo che è un tema veramente importante perché appunto da delle prospettive al territorio. Io più che chilometri zero parlerei di prodotti del territorio, nel senso comprare appunto prodotti di tutta la nostra area, e sicuramente è una cosa appunto importante perché dà dei benefici importanti al consumatore in termini di qualità e di prezzo, e anche al produttore, perché appunto diamo una mano al nostro territorio e a chi lavora nelle zone a noi vicine, insomma. Ecco, il tema della cimice asiatica, parlando di un altro argomento, insomma, che resta ancora centrale, è importante anche l'intervento che si sta facendo a livello regionale, ma non solo, basterà? Ma insomma, qualcosa si sta facendo e sembra che questo insetto funzioni, questo insetto oppositore, questa vespa samurai. La prevenzione è sicuramente fondamentale, dobbiamo difenderci appunto con quello che c'è sul mercato, con i prodotti che troviamo nei negozi specializzati. Se abbiamo per esempio dei frutteti e la cimice non si è ancora posata, magari mettere sopra una rete forata che difende già gli alberi. Nell'agricoltura intensiva è più difficile, perché appunto in certe situazioni dove la cimice riesce a entrare fa dei danni veramente importanti, però già se ci difendiamo a livello familiare, diciamo, è già una cosa positiva. Quindi al momento io in campagna non ne vedo moltissime, speriamo di essere fortunati. E che si continui insomma così, perché di recente, anche anni scorsi, ha fatto parecchi danni. Ha fatto dei grossi danni nel territorio di Gruaro, sono stati tagliati dei frutteti interi, e quindi speriamo che sia più clemente in futuro. Insomma. Grazie a Matteo Bortolussi per essere stato Buonasera. Con noi, in linea che può tornare a Pordenone. Siamo adesso in compagnia di Raffaele Padrone, segretario generale provinciale FSP Polizia. Grazie per essere qui grazie con noi. Grazie a voi, grazie a lei. Continuiamo a parlare di Green Pass, in particolare insomma questa protesta sociale che va avanti da un po' di tempo. Abbiamo visto la manifestazione in piazza 20 settembre sabato scorso,
Ci sono persone che hanno lamentato mancanza di controlli da parte della polizia e comunque una folla così numerosa è anche difficile da tenere sotto controllo. Che cosa ne pensa lei? Beh, quello del controllo, la polizia a Pordenone è quella che è, e quest'ora fa il pane con la farina che ha, lo dico sempre. Qualsiasi questore sia passato per Pordenone ha trovato questo personale. Purtroppo il personale va scemando in provincia di Pordenone, l'ho detto, lo dico, l'ho scritto, quindi assumo tutta la responsabilità di quello che dico. Purtroppo il personale va scemando. Se prima le manifestazioni erano controllate in toto, adesso sono controllate in toto per quanto riguarda l'ambito investigativo. Avere la presenza sul territorio diventa sempre più difficile. Tante volte vengono richiesti anche dei rinforzi che purtroppo non vengono neanche assegnati, perché ci sono manifestazioni più importanti o in città più importanti di quelle di Pordenone. Parliamo comunque di manifestazioni non autorizzate, a detta del Ministero dell'Interno. E io credo che il Ministero dell'Interno e il Ministro Lamorgese avrà dei bei grattacapi per quanto riguarda queste manifestazioni, perché con questa storia del Green Pass, che poi ho visto anche imbrattamenti, insomma, se uno è contrario o non è contrario al Green Pass non deve andare certo a ledere quello che è la volontà degli altri, quindi, visto che ancora siamo in un paese democratico, questa è la realtà. Il problema è un altro: questi scontri di piazza prima o poi porteranno sicuramente a degli scontri con la polizia, con le forze dell'ordine. Questo mi dispiace. Mi dispiacerà trovare dei colleghi feriti, mi dispiacerà trovare magari anche delle persone che si trovano nella manifestazione, che democraticamente vanno lì per dire la sua, la libertà di dire e pensarla come si vuole, ma quando all'interno di queste persone ci sono delle frange politiche che sfruttano, soprattutto in questo momento particolare, siamo in sottoelezioni, e sfruttano la possibilità di attaccare lo Stato, di attaccare il governo, attacca la polizia, i carabinieri che sono lì di servizio, questo mi dà veramente fastidio, perché ripeto, in altre occasioni, quando ci sono queste grandi manifestazioni, ci andiamo di mezzo sempre e solo noi. I feriti si contano da questa parte, perché l'attività di difesa diventa minore per l'attenzione che bisogna portare quando ci sono questi scontri di piazza. Perché poi le immagini, io ho visto in questo periodo, non voglio uscire dal tema del Green Pass, come mi chiedeva lei, ma rientra nelle manifestazioni. In questo periodo, visto che c'era qualche anniversario particolare di Genova, hanno continuato a far vedere immagini su quello che erano gli attacchi della polizia, senza far vedere quali erano poi gli attacchi anche dei dimostranti che si sono chiaramente scontrati con le forze dell'ordine, e guarda caso si sono scontrati in maniera veramente pericolosa. Ricordo che sono stati usati dei particolari oggetti di difesa di queste persone, che poi furono usate anche davanti alla base di Aviano, quindi scudi particolari. Quindi arrivare a una manifestazione con bastoni, caschi, cioè organizzati, significa andare in cerca di andare a fare degli scontri con le forze dell'ordine. La polizia si è difesa, ma guarda caso le immagini erano sempre della polizia che picchiava queste persone. Uso il termine picchiare perché questo è passato. Cioè, nessuno dice che non si possa fare una libera e democratica manifestazione, libero pensiero. Abbiamo detto prima, il Green Pass, c'è chi lo odia, chi non lo odia. Io da parte mia, come i colleghi, l'abbiamo, o ce la siamo scaricati sulla propria applicazione, ma siamo stati vaccinati tutti quanti, perché era, lo riteniamo anche un nostro dovere d'ufficio, visto che è l'unica arma che abbiamo per combattere questo virus. Il problema, che dicevo, e rientro nella sua domanda, credo che avremo seri problemi, perché lei si metta, io
parlavo con i ristoratori. Ecco, i ristoratori avranno dei grossi problemi e io sono sicuro che ci saranno problemi, perché il ristoratore che deve controllare, quindi deve mettere una persona, va bene, a controllare ogni cliente, significa mettere o una guardia giurata o una guardia del corpo a controllare l'entrata o uno della sicurezza, perché se si mette lì il cameriere è finita. Oggi ho visto che c'è un'app che controlla se poi il Green Pass che è presente sul cellulare è anche vero, perché abbiamo già avuto oltre 120 casi di Green Pass contraffatti. Quindi voglio dire, vi immaginate cosa succederà al primo ristoratore? Cosa fa il ristoratore? Poi si accorge che non ha il Green Pass, fa alzare il cliente, arriverà la discussione, arriveranno forse la discussione verbale, l'intervento della polizia. Cioè, io già lo vedo sto film, perché è questo. Cioè, poi il fatto di avere il Green Pass o non averlo, se uno è vaccinato non gliene frega niente di avere il Green Pass, il problema ce l'ha chi non si è fatto il vaccino per ragioni sue, rispettabile, per ragioni sue non si è fatto il Green Pass, però questo sarà il problema sociale che dovremo combattere a noi delle forze dell'ordine. Io questo ribadisco, ogni volta che c'è un problema all'interno del governo, all'interno della nostra politica, il cuscinetto ammortizzatore di questi scontri saranno le forze dell'ordine, sono ogni volta le forze dell'ordine. Questo mi dà fastidio, perché poi a noi non ci difende nessuno, andiamo a una sanzione disciplinare se ti va bene, e se ti va male vai davanti a un'aula di tribunale. È tutta spesa chiaramente del poliziotto che viene colpito. Quindi nessuno poi ti difende perché sei andato a fare l'ordine pubblico e hai difeso l'istituzione. Quindi noi abbiamo bisogno di leggi speciali innanzitutto, che qualcuno che colpisce un poliziotto colpisce lo Stato, qualcuno che colpisce un carabiniere colpisce lo Stato e va punito. Ecco perché noi già un paio di anni fa, come Federazione Sindacale di Polizia, avevamo detto che queste persone che durante la manifestazione si comportano in questa maniera devono subire lo stesso trattamento per chi viene arrestato per atti di terrorismo nei confronti dello Stato. Questo è. Grazie a Raffaele Padrone come sempre per il suo contributo, ci rivedremo la prossima settimana, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Mentre siamo in onda stiamo ricevendo segnalazioni di maltempo da tutto il territorio del Friuli occidentale. I vigili del fuoco sono attualmente impegnati con 3 squadre per taglio di alberi caduti. Al momento dalla centrale operativa di Pordenone ci segnalano complessivamente una trentina di interventi. Chiaramente nel corso del telegiornale di domani vi daremo tutti i dettagli di quanto è stato causato dal maltempo di oggi. Dramma Borgo Stazione di Udine, le dichiarazioni dell'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. Il servizio. La situazione in Borgo Stazione certamente deve essere ancora migliorata, stiamo facendo enormi sforzi per garantire una situazione decorosa, tranquilla e serena ai tanti residenti che da tanti anni aspettano risposte, e noi vogliamo assolutamente dar loro le risposte che meritano. A breve aprirà un ufficio della Polizia Locale pronto a ricevere segnalazioni e a dare immediate risposte alle istanze dei residenti. Stiamo facendo anche opere di riqualificazione, abbiamo rifatto l'illuminazione pubblica in via Roma, stiamo rifacendo il piazzale antistante alla stazione per dare un'immagine positiva dell'intera città, ma soprattutto di quel quartiere. Da alcuni mesi 2 agenti della polizia locale del nostro comune ogni giorno e ogni turno lavorano specificamente in quel quartiere per garantire la sicurezza dei nostri residenti. Filiari di bolle, a Casarsa della Delizia ha dato il via alla la settima edizione con la selezione dei migliori vini spumanti di tutto il Friuli, Venezia Giulia. I dettagli nel prossimo servizio. Su 80 vini provenienti da tutta la regione, saranno 4 le bollicine premiate il 5 agosto con un riconoscimento speciale anche per la new entry, il Prosecco DOC Rosé.
I sei giudici, esperti del vino tra sommelier, enologi e giornalisti enogastronomici, si sono riuniti oggi nella sala consiliare del municipio di Casarsa per selezionare i migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia. La settima edizione di Filiari di Bolle è organizzata dalla Proloco di Casarsa della Delizia, Città di Casarsa e l'Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il consorzio DOC FVG. Cerchiamo la qualità. In tutte queste sette edizioni c'è stato un innalzamento importante dal punto di vista qualitativo di questo vitigno che rappresenta il nostro territorio. Dal punto di vista tecnico, che cosa ci può dire di quello che avete per ora degustato? Sì, abbiamo trovato eleganza, abbiamo trovato pulizia, abbiamo trovato anche personalità per quanto riguarda la mano di cantina dei vari produttori. C'è sempre uno step qualitativo importante ad ogni edizione. Negli anni passati qual era il vino che presentava migliori caratteristiche? Allora, magari la butto là, è ovvio che la Ribolla Gialla, il vitigno che probabilmente per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia attrae di più, non solo per il nome ma anche per le caratteristiche poi degustative che presenta questo vitigno. Vi aspettate lo stesso anche quest'anno? Ma ne siamo certi. Per quanto riguarda insomma, l'importanza del vino per il nostro territorio, chiaramente dal punto di vista commerciale anche per l'estero è una fonte insomma, di rinomazione ma anche insomma, di guadagno economico. Sì, dobbiamo tenere presente che il vino nel nostro comparto agroalimentare ha una grossa e rilevante importanza, cioè dà lavoro a parecchia gente e poi comunque è rappresentativo della nostra storia. Casarsa Città del Vino ospita la settima edizione di Filari di Bolle. Che significato ha per la cittadina? Beh, siamo molto contenti ed orgogliosi e quando abbiamo ideato questo premio, questa selezione sei anni fa c'era la voglia di promuovere un'eccellenza di Casarsa, che appunto sono i vini spumanti. Tra l'altro Casarsa ospita uno dei più vecchi impianti di spumantizzazione della nostra regione, ma il nostro intento era quello di promuovere Casarsa promuovendo tutta la regione. E infatti in questi anni è emerso come nella nostra regione ci siano dei vini spumanti di grande qualità, dal Prosecco altri monovarietali, la Ribolla, ma che ci siano anche degli spumanti in metodo classico di alto livello, e per noi questo è un modo di promuovere il vigneto Friuli, un vigneto che appunto può accompagnare il cliente dall'aperitivo al pasto, al dolce, sempre con dei grandissimi prodotti che possano dare emozione e soddisfazione al consumatore. Il vino parte della nostra cultura, chiaramente, e parte della nostra storia. Casarsa ha fatto letteralmente la storia di questa cittadina. Per il futuro prevede insomma, eventi che possano attirare persone per degustare i vini casarsesi? Ma senz'altro lavoriamo a questo, a questo assieme alla Pro Casarsa, assieme ai nostri viticoltori. E crediamo fortemente nel settore primario, un settore primario di nuova generazione, improntato alla sostenibilità, improntato alla qualità dei prodotti, e siamo certi che anche nel futuro Casarsa avrà qualcosa da dire. E qui con noi adesso Mattia Tirelli, consigliere comunale a Pordenone, nonché capogruppo di Pordenone Cambia. Grazie per essere qui con noi questa sera. Buonasera, buonasera a tutti. Ieri si è tenuto il consiglio comunale che ha approvato la nuova viabilità. Qual è il progetto che avete approvato? Beh.
Intanto andiamo ad approvare una variante al piano del regolatore che prevede degli espropri per circa 400.000 euro su un piano generale di 2,6 milioni di euro che va a definire la nuova viabilità di alleggerimento all'ospedale. Una nuova viabilità che prevede una nuova rotonda su Via Rotto, che collegherà Via Rotto, Via Ungaresca con la Pontebbana, nonché la riqualificazione completa di Via Rotto con la nuova mobilità dolce, quindi con le piste ciclabili e nuovi marciapiedi, e Via Montereale da Via del Traverso fino alla Pontebbana, con gli accessi pedonali all'ospedale, ricordandoci però che è stato previsto da progetto ancora nel 2014, come forse i cittadini non lo sanno, che il principale accesso all'ospedale sarà su Via Rotto, quindi si prevede un afflusso di circa 700 automezzi all'ora su Via Rotto, tra cui ambulanze, mezzi di servizio, nonché l'entrata principale dei parcheggi posti a nord del nuovo ospedale, che creerà chiaramente un problema viabilistico non indifferente. Noi come maggioranza con il sindaco Ciriani ci mettiamo la cosiddetta pezza con questi 2,6 milioni di euro fondamentali anche per l'agibilità dell'ospedale, ricordando che senza l'approvazione della viabilità non ci sarebbe stata l'agibilità. E ha fatto specie, proprio ieri l'ho detto in dichiarazione di voto, come la minoranza si sia astenuta dalla viabilità, pur approvandone diciamo, il progetto, la stessa minoranza che è responsabile politicamente della scelta dell'ospedale in situ, quindi nello stesso posto dove c'è il vecchio ospedale, pregiudicando la viabilità e anche, secondo me, la viabilità mettendo in grande difficoltà quartieri come quelli di Sacro Cuore e dell'Immacolata. Quindi ci aspettavamo un voto favorevole su questo, non c'è stato, peccato, perché sarebbe stata un'occasione per essere tutti uniti in consiglio comunale. Sul verde, pensate che questo progetto del nuovo ospedale alla fine batterà su circa 300 milioni di euro, tra una cosa e un'altra. E pensate che su quasi 300 milioni di euro non è stato previsto un euro sul verde. Ieri l'abbiamo di nuovo rimarcato in consiglio comunale, dato che la minoranza ci attacca sempre sul verde, sugli alberi. Bene, noi ci ricordiamo e non lo dimentichiamo che il vecchio parcheggio dell'ospedale aveva circa 300 alberi, tra l'altro giovani, che sono stati abbattuti per far posto al nuovo parcheggio, dove di alberi non ce n'è neanche l'ombra, è solo una colata di cemento e tutti lo possono vedere tranquillamente. Noi con questi 2,6 milioni di euro, all'interno di questi 2,6 milioni di euro andiamo a acquistare un'area di circa 1000 metri quadri posta tra la protezione che proteggerà il sito dell'ospedale con la Pontebbana, che diventerà area verde. Questo fa parte anche di quegli spazi dove investiamo circa 400.000 euro sugli espropri. Andiamo ad acquistare quest'area e lo facciamo proprio per creare un polmone verde, il primo polmone verde dopo 6 anni dalla progettazione fino quasi al collaudo, che sarà il prossimo anno, il 2022. La prima area verde la apriamo noi con un'altra area verde di filari posti su Via Rotto. E questo per dire cosa? Per dire che la grande sfida della politica futura, del futuro della città di Pordenone, è quella di andare a ragionare sui vecchi padiglioni, tutta quell'area che sarà posta a sud del, tra virgolette, nuovo ospedale, dove ci sono proprio i vecchi padiglioni, appunto. Sappiamo che la Regione ha già stanziato 20 milioni di euro per iniziare a ragionare su quest'area. Noi ci aspettiamo, l'ha detto anche il sindaco Ciriani ovviamente, ma siamo d'accordo assolutamente con lui, che quell'area deve essere ragionata da una parte per creare un polmone verde di collegamento tra l'area ospedaliera e il centro della città. È fondamentale, perché il verde serve non solo agli operatori sanitari per lavorare e vivere meglio all'interno del loro luogo di lavoro, ma soprattutto per gli utenti che devono beneficiare di un servizio primario come quello della sanità. Fondamentale. Non esiste un ospedale moderno senza verde vicino, non esiste, solo a Pordenone al momento è questo, sarà questo purtroppo.
Dall'altro punto di vista c'è un problema cronico con i parcheggi, allora in quell'area sud dovrà essere anche previsto con i fondi che vogliamo assolutamente intercettare, creare dei parcheggi vicino all'area verde e in più riqualificare, qui c'è un dibattito aperto e vedremo come fare, riqualificare almeno uno dei due padiglioni o abbatterlo per ricostruirlo, bisogna vedere da quanti soldi potranno arrivare per creare posti letto, perché dobbiamo comunque confrontarci con una curva che è costante, inevitabile, che è quella dell'invecchiamento della popolazione, per cui l'invecchiamento della popolazione porterà alla necessità di più posti letto, quindi non ospedali più piccoli ma ospedali più grandi, con più posti letto, ovviamente con più medici e infermieri, questo si spera. Certamente, ci torneremo sicuro sull'argomento, grazie a Mattia Tirelli grazie per essere stato in nostra compagnia. Diamo adesso linea a Udine con l'ospite in compagnia del collega Edoardo Anese. A voi la linea. È in nostra compagnia Moreno Liruti, sindaco di Tavagnacco. Ben ritrovato, sindaco. Grazie. C'è da affrontare il problema delle piazze locali che hanno bisogno di sostegni. Speriamo arrivino da parte della Regione. Assolutamente, nel nostro programma amministrativo prevedeva una valorizzazione strategica di tutte le piazze e diciamo alla situazione attuale abbiamo la piazza del capoluogo Tavagnacco, la piazza di Feletta, la piazza di Colugna e devo dire anche quella di Branco che sono abbastanza vivaci, hanno una presenza anche di negozi di vicinato interessante, mentre invece la zona di Adeliaco Cavalicco e Molinuovo mancava di una piazza di riferimento, per cui siamo in attesa da parte della Regione degli esiti della concertazione per capire se è stata finanziata questa piazza che aspettiamo da anni e che dovrebbe dare vivibilità, insomma un attimo di condivisione ecco, tra le frazioni di Adeliaco Cavalicco e Molinuovo. Anche perché è importante stare vicini ai cittadini, soprattutto in questo periodo difficile, e voi lo siete con l'iniziativa a sostegno dei commercianti e quindi a favore del commercio di prossimità. Assolutamente, il commercio di prossimità ha un valore straordinario nelle nostre frazioni perché sono gli esercizi commerciali che sono vicini alle persone. Anche sabato mattina, questo sabato, ho avuto il piacere di inaugurare sulla piazza di Colugna un negozio che è piccolissimo ma straordinariamente interessante di frutta e verdura. Ecco, questi sono i negozi che in qualche modo sono vicini alle nostre persone. Danno un'offerta di qualità, di prodotti di qualità e soprattutto creano una relazione molto interessante sia tra esercenti ma anche tra esercenti e cittadini. Ecco qui l'iniziativa che è stata promossa dal nostro assessore Cucci denominata Compro Tavagnacco, che prevede la possibilità di distribuire una serie di buoni ai cittadini che i cittadini possono spendere nei negozi che aderiscono a questa iniziativa. Quindi diventa un modo per incentivare ecco, i nostri cittadini a spendere all'interno del loro comune, ma soprattutto in questi negozi che noi definiamo di prossimità, che sono i piccoli negozi, quelli che restano presenti nonostante tutto nelle frazioni e quelli che danno un servizio a tutti i cittadini, ma soprattutto quelli che sono in difficoltà a muoversi, a andare a fare la spesa nei grandi centri. Io vedo che sono molto apprezzati perché anche le famiglie che fanno la spesa nei grandi centri una volta al mese, poi il prodotto di nicchia o il prodotto che manca durante la settimana lo trovano lì sulla porta di casa in questo tipo di negozi. Anche perché c'è da dire che i negozi di prossimità raccontano un po' la storia del territorio anche proprio a livello naturalistico di ciò che viene venduto ovviamente. Sono sotto questo aspetto sono straordinari. Adesso anche qui noi dovremmo trovare il modo per valorizzare ulteriormente. Abbiamo delle imprese, delle aziende agricole. Ho presente un'altra azienda agricola a Colugna molto interessante gestita da una giovane coppia che proprio ha questa vocazione, no? Quella di garantire un prodotto di qualità a chilometro zero.
Bene, allora noi ringraziamo il sindaco Lirutti per essere stato con noi oggi. Grazie sindaco. Grazie a voi. E linea che può tornare a Pordenone. Vi lascio adesso in compagnia dell'ultimo ospite che si trova in Veneto con il collega Alessio Conforti. Vi ricordo che dopo andrà in onda la nostra rubrica Nella Patria del Friuli, scritta e diretta dal nostro direttore Pier Giorgio Grizzo. Alla fine del TG alle 21 circa sotto la lente sarà dedicata questa volta al collezionista di Cordenons Gino Argentin. A seguire come sempre il meteo e dopo un breve break pubblicitario tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Rimanete qui con noi su Telepordenone perché l'informazione continua. Grazie per averci seguiti. Gianluca Falcomare, presidente della conferenza dei sindaci del Veneto orientale. Non abbiamo abbandonato il tema della terza corsia dell'A4. Da quello che so, sindaco, però poi chiaramente lei è qui anche per questo, vi ritroverete, se non erro, a fine anno, indicativamente verso quel periodo. E lì, insomma, verrà tracciato un quadro ancora più preciso. Mi sbaglio, sindaco? No, assolutamente confermo. In più però dico che non abbiamo solo rimandato l'incontro, la rendicontazione dell'attività da svolgere a dicembre 2021, c'erano delle cose da fare. Come conferenza sindaci abbiamo esposto mediante una lettera al presidente Draghi la questione così come insomma ormai tutti la conoscono, ma soprattutto lo abbiamo portato all'attenzione del presidente un problema che non è locale, abbiamo sottolineato che è un problema di carattere nazionale, stiamo parlando di un corridoio che interessa il quinto corridoio paneuropeo, quindi quello che idealmente collega Lisbona a Kiev. Pertanto abbiamo sottolineato qui, non stiamo parlando di un problema di un paesuccio, di due paesucci, chiaro, di una cittadina, stiamo parlando del nostro biglietto da visita nei confronti dell'Est Europa e la sicurezza delle nostre strade. La 4 è quella che collega verso est e verso nord, austriaci e tedeschi ora stanno venendo e percorrendo le nostre strade e non è un bene che al nostro territorio sia associata una maglia nera che da troppo tempo si sta portando avanti. Quindi a Draghi abbiamo esposto esattamente queste questioni e abbiamo chiesto appuntamento per potergli presentare. Noi siamo in grado, così come abbiamo già esposto, come territorio, di supportare i costi dell'intera opera. Quello che vogliamo è la celerità di tutte le procedure che ci diano la possibilità di dare la concessione in house alla società Alto Adriatico e istantaneamente accendere quel mutuo che ci permetterà di realizzare per 440 milioni di euro l'opera così come insomma ne abbiamo già parlato. Le risorse che mancano. Senta, esatto. Sindaco, per non essere monotematico, come conferenza dei sindaci, al di là di questo tema, qual è insomma o quali sono gli altri prioritari? Perché insomma, si sta notando anche una certa trasversalità politica, no? Nell'affrontare certi temi. Forse mancava anche da tempo questa un po' voglia di far squadra per i temi anche di tutto il Veneto orientale, non solo San Donatese, Porto Gruarese, eccetera, eccetera. Ecco, quali gli altri punti focali? Diciamo che credo che si sia raggiunti anche una maturità del territorio, nel senso che ormai le esigenze sono così. O forse macro, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Probabilmente sì, ma non è nemmeno detto questo. Credo che probabilmente anche l'idea che ormai i problemi del nostro territorio interessino più comuni, che si intersichino in più realtà, sono quelli che ci stanno portando a fare delle decisioni importanti. Due anni fa abbiamo approvato il master plan delle piste ciclabili della Venezia orientale, l'anno scorso abbiamo prodotto un progetto da 24 milioni di euro di piste ciclabili, quest'anno approveremo il master plan della viabilità della Venezia orientale. Stiamo facendo in modo che il territorio ragioni compatto per tutta una serie di problematicità che sono quelle che per la quale il futuro scommette. Mi riferisco quindi alla viabilità, mi riferisco alla mobilità lenta e quindi al turismo e casa lavoro e poi all'ambiente. Abbiamo approvato il PSC d'area più grande d'Europa e che
credo che si faccia anche fatica a condividere quanto sia stato importante quello che è accaduto negli ultimi 2 anni. È una conferenza che sta lavorando bene, i sindaci stanno lavorando bene, in un momento poi probabilmente di solitudine politica, diciamo dei piani bassi, dove è vero che siamo stati abbandonati dall'alto, probabilmente ci siamo messi d'accordo per affrontare i problemi nella maniera che meglio riusciamo a fare, ovvero lavorare assieme. Ci torneremo. Grazie Gianluca Falcomer. A voi. Linea a Pordenone. '1499. Nell'ultimo e più fatale anno del XV secolo, il Friuli viene colpito dall'ultima e più devastante invasione turchesca. Una catastrofe annunciata sulla quale pesano le responsabilità e le deficienze della Repubblica di Venezia. In questa immane tragedia, moltissimi sono gli episodi di viltà, ma anche gli atti di coraggio e i personaggi grandiosi raccontati dai cronisti dell'epoca, a dimostrazione di come la storia rimanga sempre il romanzo più incredibile ed affascinante. La Serenissima, per la difesa della terraferma, utilizza truppe mercenarie guidate da capitani di Ventura. Ci sono gli Stradiotti, una legione straniera di combattenti coraggiosi, abili e spietati, ma non sempre affidabili, essendo abituati a lavorare al soldo del miglior offerente e spesso anche a cambiare schieramento a guerra in corso. Sono dalmati, albanesi o greci. Stradiotto è una storpiatura del greco stratiotes, soldato. C'è poi la milizia territoriale delle Cernide, arruolata tra gli uomini del contado. Poco esperti e male armati, non costituiscono affatto una garanzia per la difesa dei propri paesi. Tra i capitani di Ventura spiccano Teodoro e Franco del Borgo, verosimilmente fratelli o cugini, due uomini d'arme che saranno tra i pochi a distinguersi per abilità e coraggio nella disfatta veneziana. Comandano una squadra di 50 balestrieri a cavallo, una sorta di corpo d'élite nell'arte militare dell'epoca. La balestra, arma di potenza e precisione, sopravvive per molti anni anche all'avvento delle armi da fuoco. Il 28 settembre di quell'anno infausto, Iskender Beg, il sanjacco della Bosnia, attraversa l'Isonzo alla testa di un esercito di 10.000 uomini a cavallo. I turchi aggirano la fortezza di Gradiška e si accampano non distanti da Medea, mentre i veneziani, comandati dal pavido Andrea Zancani, provveditore di Gradiška, non si decidono alla sortita. Il luogotenente di Udine, Domenico Bollani, istituisce una taglia di un ducato per ogni testa di turco che gli sarà consegnata. Le teste mozzate vengono raccolte davanti alla fontana posta all'inizio della salita che conduce in castello, ma oltre a ciò il Bollani non assume altre iniziative militari e se ne resta impassibile ad osservare le stragi. Da quel momento in avanti la distruzione o la salvezza dei paesi friulani saranno determinate dalla sorte o dalle iniziative disperate di qualche isolato gruppo di combattenti, spesso contadini o uomini delle Cernide che difendono le proprie case. C'è un traditore a guidare gli scorridori di Iskender Beg, un tale Ermacora Ungaro di Villesse, che indica loro la strada e il guado più sicuro per passare il tagliamento. Tra i pochi che sappiano prendere valide iniziative contro le scorrerie, c'è un insolito ed affascinante personaggio. Nicolò Cerdonis di Galleriano è il pievano con un passato da soldato di Ventura, che con il bottino delle guerre combattute in giro per l'Italia si è comprato la parrocchia, i voti e il perdono dell'Altissimo. Sarà lui, nei giorni del 4 e 5 ottobre, ad organizzare la leggendaria difesa della Cortina di Mortegliano. Nella destra tagliamento i turchi pongono il campo nelle brughiere prossime a Roveredo in Piano e qui ammucchiano i frutti delle scorrerie, prigionieri, biade, bestiame, oggetti sacri rubati nelle chiese. Vi soggiornano dal 30 settembre al 3 ottobre. Le bande a cavallo si spingono in tutte le direzioni per fare bottino. Si avvicinano a Porcia, ma le mura del castello, difeso dal conte Jacopo, li fanno desistere. Non toccano Pordenone, città imperiale, ma per il resto mettono tutto a ferro e fuoco. Bruciano le campagne, le cortine, i villaggi, le chiese. Il Friuli è un mare di fiamme. Qualcuno sostiene che perfino da Venezia, dalla cima dei Campanili, al tramonto e nella notte tersa, si riescono a cogliere i bagliori sinistri degli incendi che rischiarano l'orizzonte d'Oriente, sotto il profilo bluastro delle montagne. A questo punto, nel caos generale e nell'inerzia delle truppe veneziane, arriva il colpo di mano di Teodoro e Franco del Borgo.
Entro le mura di Spilimbergo hanno atteso il momento più propizio per intervenire. Avendo osservato che il campo turchesco nei pressi di Roveredo non è difeso ed è anche poco sorvegliato, decidono di colpire. Entrano nel campo a cavallo, scatenando una pioggia di fendenti e puntando ai recinti dei prigionieri. Sarà un'impresa riuscita a metà, che però convince i turchi a ritirarsi in fretta verso Lisonzo, nel timore che gli uomini dei Del Borgo siano solo l'avanguardia dell'esercito veneziano ormai prossimo all'offensiva. Anche in questa occasione, quindi, i friulani mettono in pratica una delle loro regole d'oro, Fasin di Bessoi. Buonasera a tutti. Dopo una serata che vedrà ancora probabilmente qualche residuo rovescio temporale sulla regione, la giornata di domani si presenterà più stabile, anche se sarà possibile ancora nel pomeriggio qualche isolato rovescio temporale in montagna, forse verso sera anche su alcune zone della pianura della costa. La probabilità comunque rimane più bassa. Temperatura in lieve aumento, tornerà a far sentire un po' di caldo con 32-33 gradi in pianura, 28-29 circa sulla costa. Per quanto concerne la giornata di giovedì avremo tempo più stabile, decisamente più stabile, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso, anche in montagna probabilmente non si avranno fenomeni, se non forse sulla fascia alpina qualche nuvolamento, forse qualche isolato rovescio. Temperatura in ulteriore aumento, aumenta anche un po' l'afa. Afa che si fa sentire maggiormente venerdì, quando torna ad esserci un po' di instabilità in montagna, da sabato in estensione graduale anche verso le zone delle pianure della costa, per un'altra fase con correnti sud-occidentali, come è stato in questi ultimi giorni. Direi che è tutto, una buona serata. Ben ritrovati dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone. Apriamo questa nuova edizione del telegiornale con una notizia molto curiosa, perché mentre stava passeggiando sul greto del fiume Tagliamento nei pressi di San Daniele del Friuli, uno strano oggetto ha attratto la sua curiosità. Si è trattato di una bomba da mortaio di fabbricazione americana modello M83. L'oggetto, che risale al secondo conflitto mondiale, si trova in pessimo stato di conservazione, tuttavia è stato prelevato dagli esperti, che hanno subito provveduto ad esporlo in un'area adeguata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, gli artificieri antisabotaggio del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Udine. Diverse le segnalazioni al numero unico 112 nel pomeriggio di ieri, a seguito di un uomo che, brandendo un'accetta, si aggirava in Borgo Stazione a Udine, spaventando i passanti. Sul posto è stata inviata la Polizia di Stato e i carabinieri assieme alla polizia locale. Giunti sul posto, gli agenti hanno subito individuato il soggetto, un giovane cittadino straniero senza fissa dimora, che è stato immediatamente disarmato e portato in caserma. Per il soggetto è stata predisposta la denuncia, anche a seguito di alcune minacce esercitate nei confronti di alcuni commessi di attività nel quartiere delle Magnolie. Legambiente e il gruppo di Italia Viva nei giorni scorsi hanno presentato in regione alcune loro considerazioni sul parco fotovoltaico Leonacco Basso, presente nel comune di Tricesimo. Sentiamo. Nei giorni scorsi Legambiente e Italia Nostra hanno presentato numerose osservazioni al progetto di parco fotovoltaico nella valle del Cormor, in comune di Tricesimo, a confine con quello di Tavagnacco. Un progetto tutto da bocciare, dichiara il presidente di Legambiente Sandro Carnielutti, perché se realizzato intaccherebbe un angolo di paesaggio rurale e collinare di estrema bellezza, soggetto tra l'altro a tutela urbanistica sia dalle norme comunali che da quelle regionali. Le due associazioni ambientaliste hanno evidenziato alla regione la particolarità ambientale dei luoghi, caratterizzati dalla presenza di boschi, filari di gelsi, coltivazioni agricole anche di pregio, antiche bressane, caratterizzato anche da una fitta rete di viabilità interpoderale minore e vicinissimo alla villa di Prampero nel centro storico di Tavagnacco e alla villa Tartagna detta Isabelle nel borgo Michieli sotto Leonacco Basso. Un simile insediamento sconvolgerebbe l'ecosistema di un autentico polmone verde inserito in un'area naturale caratterizzata
dall'alto valore paesaggistico prospiciente le rive del torrente Cormor, dichiara così il presidente di Italia Nostra, Renato Bosa. È inaccettabile che la produzione di energia fotovoltaica vada a intaccare le uniche aree verdi di interesse paesaggistico rimaste in un territorio già profondamente antropizzato. Le due associazioni hanno chiesto che il progetto venga inviato a valutazione di impatto ambientale per trovare un'area alternativa e che la Regione affronti una volta per tutte l'impegno di una pianificazione condivisa delle aree idonee e non idonee a questi impianti, che non possono essere dislocati a pioggia nelle campagne regionali senza rispettare le norme di tutela esistenti. Grave è l'assalto alla diligenza a cui stiamo assistendo e per questo le due associazioni chiedono alla Regione di farsi carico urgentemente di tutta la partita della transizione energetica, affrettando la definizione di norme e criteri che pianificano la disposizione degli insediamenti di parchi fotovoltaici, tutelando così le zone di valore paesaggistico, ambientale, storico, agricolo e turistico presenti sul territorio, per evitare così disastri ambientali e reazioni crescenti da parte dei territori e dei sindaci. Nella serata di ieri, lunedì 26 luglio, la squadra volante del commissariato di Polizia di Stato di Duino Aurisina ha rinvenuto e restituito un motoveicolo al legittimo proprietario. Si tratta di uno scooter che era stato rubato la notte precedente a Opicina. Gli agenti lo hanno trovato in via Biancospino. Grave incidente stradale poco dopo le ore 16:30 di ieri lungo la strada regionale 353 nel comune di Pozzuolo, coinvolti tre mezzi, due automobili e un furgone. Il bilancio parla di tre persone ferite in condizioni critiche, uno è stato trasportato con elisoccorso all'ospedale di Catinara a Trieste, gli altri due all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza del 118. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno liberato i feriti incastrati tra le lamiere. Sul posto la polizia locale di Pozzuolo per i rilievi del caso. Olimpiadi di Tokyo 2020, grande prestazione da parte delle azzurre friulane alla scherma femminile contro la Cina. Le azzurre hanno conquistato la medaglia di bronzo. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 la squadra femminile di spada, composta da Mara Navarria, Rossella Fiammingo, Federica Isola e Alberta Santuccio, non si è fatta fermare dalla sconfitta contro l'Estonia in semifinale. L'amministrazione comunale di Udine da alcune settimane ha ampliato il servizio per presentare le pratiche edilizie. L'obiettivo è quello di semplificare le procedure e mettere a disposizione dei professionisti un sistema che permetta la presentazione della documentazione con un semplice clic. Tuttavia è stata riattivata ieri la possibilità di prenotare un appuntamento in presenza con i tecnici incaricati presso gli uffici del servizio edilizia privata e urbanistica. Si tratta di un servizio su appuntamento disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13. Questa mattina un'automobile in transito lungo la A23 in direzione Venezia, poco dopo lo svincolo per l'uscita di Udine Nord, ha preso fuoco. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo, ma la macchina è andata distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme. L'autostrada è stata chiusa per chi deve andare in direzione Venezia. L'entrata obbligatoria è stata consigliata quella di Udine Sud. Sentiamo adesso le interviste ai consiglieri regionali Mara Piccin e Ilaria Dalzovo in merito al progetto di legge sul contrasto alla violenza. Sentiamo. L'abbiamo vista molto determinata in aula, consigliera Piccin, ha fortemente voluto questa legge anche quando c'è stata l'ennesima richiesta di un ritiro. Come mai? Perché questa è una buona legge, è frutto di ascolto, di lavoro, di una convinzione rispetto alla tutela delle donne vittime di violenza e di altre persone
che sono vittime di violenza. Io credo che serva coraggio per votare contro ad una legge che in qualche modo dà una mano a persone che soffrono. Io credo che al di là dei dettagli, al di là dei singoli emendamenti, quello che noi abbiamo voluto fare, quello che io avevo annunciato un paio di anni fa, era quello di cercare di aggiornare una norma che ha 20 anni, una norma che aveva la necessità di recepire contenuti nazionali, direttive europee. Quindi sostanzialmente questo è il lavoro che è stato fatto, l'ascolto dei centri antiviolenza, delle associazioni è stato fatto, l'opposizione ha condiviso i miei emendamenti in commissione e poi ha abbandonato i lavori della commissione stessa. Quindi io credo che, come dire, ci fosse bisogno di abbandonare un po' una forma ideologica per pensare concretamente alla necessità delle persone. Ma rispetto alla 17 del 2000, che cosa porta questa PDL? Questo PDL fa riferimento innanzitutto ad un lavoro non più per progetti singoli, ma per, come dire, una visione complessiva e per piani triennali. Inserisce sostanzialmente la parte relativa ai figli orfani di vittime di femminicidio, recependo una normativa nazionale che avrebbe potuto tranquillamente essere quella che, ricordo onestamente, era quella presentata da parte della collega Liguori, che non volle ritirare la norma, ma se la fece bocciare in aula, ma non significava mettere assieme e fare un lavoro unico. Non si chiama testo unico, ma è un buon testo sicuramente. Un no è un segnale forte di contraddizione e in questo caso è arrivato alla PDL 127. Cos'è che proprio non accettate, consigliera D'Alzobo? Non accettiamo che si sia arrivati in un comitato ristretto, alla fine di un comitato ristretto, con una norma che andava a occuparsi di tutte le forme di violenza e per una posizione ideologica sia stata espunta una parte di violenza, una tipologia ben precisa di soggetti che vengono sottoposti a violenza. Il testo noi abbiamo votato no, perché comunque alcune associazioni, non tutte, si sono dichiarate contrarie a come ne esce il testo stesso. Noi un po' per loro, un po' per la posizione appunto in cui avevamo creduto noi nella vera volontà della Lega, soprattutto di affrontare il tema così, nella sua interità, ma poi ci hanno tradito in qualche maniera, quindi è un tradimento non a noi, ma a poi si ripercuote sulla società. Quello che rimane è così negativo, quello che resta in questo testo? Per alcuni aspetti no, e infatti ci siamo astenuti su alcuni articoli, e invece per altri sicuramente sì. Cioè, già se pensa il piano che deve contenere delle cose che vanno a impattare sulla discriminazione, però all'interno non c'è nessuno delle associazioni che si occupano di quel tema, io mi chiedo chi deve fare queste azioni, oppure il garante è un organo che direttamente lavora su questi temi e dentro l'organismo non c'è. Non ha nemmeno una possibilità di dare un parere, abbiamo fatto anche quell'emendamento e ci hanno detto di no, e quindi per alcuni aspetti va bene e per altri assolutamente no. Nel pomeriggio di ieri è scattato un intervento di soccorso lungo il sentiero delle cascate di Artegna. Un 14enne di Buia è scivolato all'interno di una pozza nella quale c'era un sasso sporgente. L'impatto con il sasso ha provocato la probabile frattura di tibia e perone del giovane. A soccorrerlo i tecnici della stazione di Udine Gemona, giunti velocemente sul posto con il medico del soccorso alpino. Il ragazzo è stato immediatamente stabilizzato e imbarellato e condotto a braccia lungo il sentiero fino all'ambulanza che attendeva sulla strada. Il logo della prossima edizione della Festa dei Nonni, organizzato dalla 50 e più di Udine, l'undicesima per la precisione, verrà individuato tra le opere realizzate da diversi artisti sul tema anziani, nonni e nipoti, in mostra fino al prossimo 5 settembre al Record Space del Città Fiera. La Festa dei Nonni si svolgerà il 2 ottobre, secondo le consuete modalità la 50 e più rilancerà dopo Ferragosto
stato il concorso dei nonni più nelle tre categorie dell'economia, dello sport e del sociale, con premiazione anche del nonno special. Spazio nella giornata dell'evento alle premiazioni e allo spettacolo teatrale con vari ospiti. Sono in aumento a partire dalla seconda settimana di luglio i furti nelle abitazioni registrati nella località di Lignano Sabbiadoro. Sentiamo. A partire dalla seconda settimana di luglio a Lignano Sabbiadoro si è registrata una forte ripresa di furti in abitazioni commessi durante le ore del giorno. I ladri si sono impossessati in varie occasioni di apparecchi tecnologici, monili e denaro contante. Secondo le ricostruzioni si pensa che dietro tutti i furti ci sia la stessa banda, dato che le dinamiche con le quali avvenivano erano simili e anche le circostanze temporali coincidevano. I malviventi che agivano nel mattino e nel pomeriggio introducendosi nelle abitazioni senza forzare porte e finestre, agivano appunto quando in casa non c'era nessuno. Per far fronte al fenomeno, i carabinieri di Lignano Sabbiadoro hanno predisposto mirati servizi che lo scorso 24 luglio hanno portato al controllo di un'auto con a bordo due cittadini serbi. A seguito del comportamento mostrato dai due, i militari hanno deciso di approfondire i controlli, dai quali è emersa a seguito della perquisizione una borsa riposta nel bagagliaio con dentro numerosi apparati tecnologici e gioielli rubati tra le località balneari di Lignano e Bibione. Il valore della refurtiva è di circa 30.000 euro. L'auto, con annessi alcuni strumenti probabilmente usati per commettere i furti, sono stati sequestrati e i due cittadini serbi, entrambi 29enni, sono stati denunciati per il reato di ricettazione. Domenica sera la Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un triestino del 1951 a seguito di un sinistro nei pressi di Santa Croce. Sottoposto all'alcol test è risultato positivo e il personale della volante del commissariato di Polizia di Stato di Duino Aurisina l'ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica. Questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio come sempre per averci seguiti, adesso vi lascio con un piccolo break pubblicitario e dopo linea che può passare al collega del Veneto. Grazie e buon proseguimento di serata. Un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto. La pandemia da Covid-19 segnala la presenza di quasi 500 casi nelle ultime 24 ore con due decessi segnalati dal bollettino odierno di Azienda Zero. Il virus continua a risalire la cresta visto che in tutte le 7 province gli attuali contagiati sono 10.465, 1.242 nel veneziano. Guardando ai ricoveri negli ospedali, i pazienti positivi sono 106, dei quali 16 in condizioni gravi. Nella città metropolitana di Venezia 4 persone ricoverate ad Olo, 5 all'Angelo di Mestre, 1 a Santi Giovanni e Paolo di Venezia e 10 a San Donà di Piave. Il territorio regionale che registra il maggior numero di contagi è il Veronese con 2.618 persone. È salita al 50,6% invece, pari a 2.457.000 la percentuale di residenti in Veneto che sono stati immunizzati con il richiamo del vaccino anti-Covid, 2.935.000 invece i residenti ad aver ricevuto almeno una dose, pari al 60,5% della popolazione. È grande lo sconcerto in tutto il Porto Gurarese dopo la morte di Simone Pacchiega, 27 anni, deceduto ieri nel tardo pomeriggio a Valle Vecchia, località di Caole, dopo essere finito con il trattore all'interno di un canale di irrigazione. L'incidente è avvenuto in via Dossetto attorno alle 18, quando il giovane che lavorava per l'azienda speciale Valle Vecchia è finito con il mezzo nel corso d'acqua, rimanendo intrappolato all'interno. A recuperarlo il nucleo dei sommozzatori dei vigili del fuoco, secondo quanto ricostruito, pare stesse terminando il turno lavorativo e fosse impegnato a tagliare l'erba del vicino canale Baseleghe quando è accaduto il peggio. Simone Pacchiega abitava con la famiglia in Brussa. Veneto Agricoltura ha ricordato oggi il giovane operaio, comunicando la costernazione dei dipendenti e dei dirigenti, specie quelli che lavoravano a suo fianco. Domani in tutte le sedi dell'Agenzia regionale, oggi l'Istat e a Lutto, si terrà un momento formativo e di riflessione sui contenuti obbligatori della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Tanti messaggi di condoglianze e ricordo del giovane comparsi sui social network, tra questi anche quello della società di calcio della Giussaghese, realtà per la quale aveva mosso Simone i primi passi da piccolo, ricoprendone attualmente la carica di dirigente. I funerali verranno fissati nelle prossime ore. 7 denunce e 2 patenti ritirate, questo è il bilancio dei controlli eseguiti negli ultimi giorni dai carabinieri nella terraferma veneziana, con un occhio di riguardo al quartiere di Mestre, quello di Via Piave. I posti di controllo proprio sulla nota arteria e sulle circostanti Vie Cappuccine e Via Trento, con vigilanze dinamiche sulle traverse, hanno portato a un'intensificazione dunque delle attività ispettive. Denunciati 2 stranieri, entrambi sorpresi proprio in Via Piave, che non avevano rispettato il divieto di ritorno nel comune di Venezia. Altri 2 sono stati denunciati perché trovati in possesso di droga. Olimpiadi, il veneziano dunque esulta, ma anche l'Italia intera, per le performance della divina Federica Pellegrini, che va in finale. La divina va in finale con il 7° tempo, 5ª finale di 5 Olimpiadi consecutive sui 200 stile libero per Federica Pellegrini, la ragazza di Spinea, argento ad Atene 2004 quando aveva soli 16 anni e oro a 20 anni nelle Olimpiadi di Pechino nel 2008, anzi ne aveva ancora 19 a dirla tutta. Un traguardo impensabile, un robot bionico, il corpo reclama, ha detto alla fine della gara, dove si è migliorata di oltre 1 secondo rispetto alla prima batteria. Finale aperta, emozionante, la Pellegrini ancora una volta ha dimostrato di essere un diesel, la bracciata più fluida, gareggiare la mattina molto stranamente è stato più conveniente che la sera. Quando era in batteria, questo ribaltamento può far ben sperare. Più trascorrono i giorni e più assorbe il jet lag, più ritorna lei. Quindi occhio alla finale alle ore 3:40 di questa notte, all'alba di mercoledì. Vogliamo tornare a esultare. Forza Federica Pellegrini, the best! Da Tokyo è tutto, a voi studio. Mamma non riesce a raggiungere l'ospedale e dà alla luce la propria bimba in auto assistita dai carabinieri. Storia a lieto fine nella notte a Montebelluna, dove i militari dell'arma, grazie a un provvidenziale intervento, sono riusciti a far nascere una piccola che proprio non ce la faceva evidentemente ad attendere l'arrivo in nosocomio. A chiedere aiuto attorno alle 2:45 è stato il marito e futuro papà, un 36enne che, preoccupato, ha fermato l'auto nei pressi della rotonda di un supermercato, avvisando il 112 e faticando a dare le coordinate precise del luogo dove si trovava con la moglie 31enne. La centrale ha prontamente girato la segnalazione a una gazzella del nucleo operativo composta da appuntati scelti di lungo corso che in pochi secondi sono riusciti a intuire anche con pochi elementi l'esatta posizione. Giunti sul posto i carabinieri hanno prestato assistenza alla donna che proprio in quei momenti, rotte le acque, stava partorendo la neonata. Poco dopo è giunto anche il 118 che ha certificato le buone condizioni generali di salute sia della madre che della piccola, accompagnandole entrambe in ospedale per il successivo ricovero. Alla luce dei rapporti tra la politica regionale e l'azienda sottoposta ad indagine Grafica Veneta, la giunta regionale non può non pensare a iniziative a tutela dell'immagine e a carattere preventivo di tutela di tutti i lavoratori. Con queste parole Cristina Guarda, consigliera regionale di Europa Verde, è intervenuta sul caso di Grafica Veneta nel Padovano, l'azienda finita nell'occhio del ciclone per l'indagine in corso su caporalato ed altri reati. Nel rispetto delle indagini in corso, dice l'esponente regionale, delle garanzie giudiziarie previste, rimango basita per la gravità delle accuse che hanno condotto addirittura all'arresto dell'amministratore delegato e responsabile della sicurezza, appunto, dell'azienda. Con la nomina da parte del Ministero del nuovo presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, il dottor Fulvio Lino Di Biasio, avvenuta dopo un lungo periodo commissariale, è stato chiesto di procedere alla nomina dei componenti del comitato di gestione portuale di competenza della città metropolitana di Venezia e della regione Veneto. Lo fa sapere in una nota il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro. Il prossimo mandato quadriennale dovrà affrontare
ambientale, tematiche e attività i cui risvolti tecnico-legali si prospettano estremamente delicati. Sono passaggi rilevantissimi per tutto il sistema economico portuale del capoluogo lagunare. Un cittadino nigeriano di 36 anni è stato denunciato dalla polizia ferroviaria di Mestre per violenza e minaccia pubblico ufficiale e violenza sessuale. L'episodio è accaduto a febbraio a bordo di un treno regionale veloce in viaggio verso Venezia. All'altezza di San Donà, la donna è stata bloccata dall'uomo tra le porte intercomunicanti e poi palpeggiata. La capotreno è riuscita comunque con difficoltà a divincolarsi e a raggiungere la carrozza dove erano presenti numerosi viaggiatori, mentre l'aggressore nel frattempo si era dato alla fuga. La squadra di polizia giudiziaria della Polfer di Trieste, dove la capotreno ha sporto denuncia grazie alla sua testimonianza e alle riprese dei circuiti di videosorveglianza presenti nelle diverse stazioni sulla tratta percorsa dal convoglio, è riuscita a identificare l'uomo che già aveva utilizzato quel convoglio sprovvisto di biglietto. Bibione, turismo sociale e inclusivo, attività sportive e visite guidate tra le bellezze della località balneare. Dalle giostre per carrozzine alle visite al faro con accompagnamento, in questi giorni il progetto Turismo Sociale Inclusivo nelle spiagge venete ha raggiunto Bibione. Per l'occasione lo staff dell'azienda sanitaria, in collaborazione con l'amministrazione comunale e vari imprenditori balneari, ha dato avvio a una serie di attività negli stabilimenti Spiaggia Terme 2 e 7. Nel primo, di Corso Europa, sono stati presentati una serie di nuovi giochi inclusivi, poi un gruppo di ragazzi ha partecipato a una breve lezione su come condurre una canoa e subito dopo è stato messo in pratica quanto imparato in mare con la guida di istruttori esperti. Tra le varie attività previste per l'estate vi è inoltre l'accompagnamento gratuito di turisti, anche stranieri, con difficoltà motorie in visita al faro di Punta Tagliamento e altri siti di interesse storico, turistico e culturale presenti nel San Michelino. L'accompagnamento avviene con un mezzo di trasporto del comune adeguatamente allestito per accogliere persone con disabilità anche grave e all'occorrenza con accompagnatore. Non mancano poi le attività sportive come riding in the dark, ossia passeggiate sensoriali con l'accompagnatore anche per ipovedenti, e prove di immersioni subacquee con acqua senza limiti. Alla presentazione della novità ha partecipato il direttore dei servizi sociosanitari dell'ULS 4, Paola Paludetti, assieme al sindaco Pasqualino Codognotto e il presidente del consorzio di promozione turistica Giuliana Basso. Caorle, un uomo di 72 anni della Repubblica Ceca, è stato salvato da annegamento l'altro giorno dai soccorritori del consorzio Arenili Caorle Spiaggia e dal SUEM 118. Il turista stava annegando al largo della spiaggia di Ponente di fronte alla torretta 37. In breve tempo è stato condotto in riva e poi sottoposto alle cure del caso. Fortunatamente si è ripreso. Impossibile pensare alla campionaria d'ottobre. Il presidente di Confcommercio San Donà spiega il motivo del no ufficializzato nella giornata odierna. Non ci sono le condizioni per poter prevedere l'evento, dice Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio San Donà Jesolo. Con l'amministrazione comunale, dice, abbiamo fatto una serie di valutazioni che hanno portato a questa conclusione. La prima è di carattere strutturale. I capannoni di via Pralungo, come sappiamo, sono vetusti e non siamo in grado di stabilire un piano finanziario che permetta di coprire i costi necessari per la messa in sicurezza dei luoghi in cui si svolgeva la campionaria. C'è poi l'aspetto legato alla pandemia. In questo momento l'unica certezza che abbiamo è nelle parole del Premier Mario Draghi circa l'introduzione del Green Pass per entrare nei luoghi chiusi, però non ci sono indicazioni più precise in merito alle fiere. Senza contare, dice ancora Faloppa, che considerata l'evoluzione dei contagi di questi ultimi giorni non è possibile sapere ad ottobre quale sarà la situazione dal punto di vista sanitario. Bella comunicazione da parte del Ministero in questi giorni a Meduna di Livenza. Sono stati assegnati infatti 700.000 euro al Comune dopo un'apposita richiesta per il rifacimento delle facciate delle scuole con isolanti utili per aumentare l'efficientamento energetico. Lo ha comunicato il sindaco della località trevigiana, Arnaldo Pitton.
Il bilancio del comune di Fossalta di Porto Gruaro nell'anno della pandemia, approvato il consuntivo, è arrivato anche quest'anno entro i termini. L'approvazione, con i benefici che ne conseguono, primo e più evidente dei quali la possibilità di quantificare senza ritardo l'avanzo di amministrazione e di esso la parte immediatamente disponibile per nuovi interventi. Il 2020, fa sapere il comune, è stato segnato indubbiamente dall'emergenza sanitaria tuttora in corso. Ebbene, le misure previste dallo Stato nel loro insieme hanno permesso all'amministrazione comunale di operare sempre con una positiva sicurezza sulla tenuta dei conti, anche nei momenti in cui la crisi pandemica ha imposto una limitazione quasi totale delle attività. Il cosiddetto fondone di circa 500.000 di euro per il comune di Fossalta è stato stanziato allo scopo di dare copertura a possibili minori entrate e maggiori uscite legate appunto alla pandemia. Porto Gruaro invece ufficializza il 39esimo Festival Internazionale di Musica, questa mattina la presentazione in municipio. Un palcoscenico privilegiato dove la grande musica si incontra con le istanze della contemporaneità, rilanciando storia, arte e cultura del territorio. È questo l'obiettivo del 39esimo Festival Internazionale di Musica di Porto Gruaro, il primo sotto la direzione artistica del maestro Alessandro Taverna. Il titolo della rassegna, Overture, rappresenta l'irrinunciabile bisogno di incontrarsi e ritrovarsi anche nel segno della musica dopo le limitazioni imposte dalla pandemia. La Kermesse presentata ufficialmente questa mattina in municipio a Porto Gruaro e organizzata dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia, si conferma anche quest'anno un punto di riferimento sul panorama globale con 37 appuntamenti in oltre 20 diverse location, più di 60 solisti protagonisti e 6 diverse compagini orchestrali. Il focus centrale del programma concertistico è atteso tra il 26 agosto e il 9 settembre, ma il festival ha già visto svolgersi alcune anteprime. Riempire di musica il territorio del Veneto orientale saranno, sin dai primi giorni di agosto, i consueti appuntamenti con Aspettando il Festival, una decina i comuni coinvolti, tra cui anche San Vito al Tagliamento, nel vicino Friuli Venezia Giulia. Per accedere agli eventi serviranno Green Pass, biglietto e carta d'identità. Tra i principali ospiti la pianista Mariangela Vaccatello, il trio di Parma, l'orchestra della Toscana con la violinista Francesca Dego e la direzione di Daniele Rustioni, il quartetto Prometeo, l'orchestra giovanile italiana con Pier Carlo Orizio, la banda dell'Arma dei Carabinieri, l'orchestra di Padova e del Veneto con la violinista Anna Tifu e la direzione di Marco Angius. Restiamo sempre a Porto Gruaro, torna vivace la protesta degli ambientalisti in città. Ci sarà un sit-in in programma giovedì sera in Piazza della Repubblica di fronte al municipio con inizio alle 20:30 e si raccoglieranno, secondo quanto abbiamo scoperto, anche delle firme. Il gruppo di cittadini per il verde di Porto Gruaro si riunirà per illustrare una dura presa di posizione nei confronti dell'amministrazione, nella quale si annuncerà poi pubblicamente l'avvio, come detto, di una petizione. Sport, il Veneto conquista il trofeo delle regioni a Revine Lago, un nuovo bottino di medaglie per gli atleti del Canoa Club San Donà. Dopo anni di rincorsa, proprio il Veneto ha conquistato la vittoria del noto evento. Lo scorso fine settimana, nella località splendida della Marca Trevigiana, sono stati assegnati il titolo italiano di società e il trofeo delle regioni sulla distanza dei 500 metri. La manifestazione è stata aperta dal tricolore in cielo sulle note dell'inno di Mameli. Con 85 punti, il Comitato Regionale Veneto è salito sul gradino più alto del podio, seguito dal Friuli Venezia Giulia e dal Comitato Regionale Piemontese. Il titolo italiano per club è stato invece assegnato alla Canoa San Giorgio, ma nella top 10 nazionale ha ben figurato anche il Canoa Club San Donà con un'ottima 8ª posizione. Ed ora un servizio curiosità che anticipa le previsioni del tempo e poi a seguire la programmazione che continua. Rimanete con noi, grazie per averci seguito. Episodio molto curioso questa notte a Luna, i vigili del fuoco sono intervenuti al Lido di Venezia nel parcheggio con rastrelliere della Conad all'esterno del supermercato. È andata a fuoco una bicicletta, non si sa come,
i vigili del fuoco impegnati, arrivati lì con l'idromezzo, sono curiosi di capire attraverso il loro rapportino se questa fosse una bici elettrica o meno. Non si esclude a questo punto il dolo, perché certamente le biciclette, specie di notte, non vanno in autocombustione. Staremo a vedere, allertate anche le forze dell'ordine. Mercoledì, tempo un po' variabile con locali tratti di instabilità che si associeranno ad alcuni addensamenti nuvolosi, ma anche significativi spazi di sereno, specie al mattino e alla sera. Precipitazioni, probabilità medio-bassa 25-50% sulle zone montane e bassa 5-25% su quelle pianeggianti, per fenomeni prevalentemente locali anche a carattere di rovescio temporale. Temperature, minime per lo più stazionarie in lieve calo, massimi rialzo specie sulle zone montane e pedemontane. Venti in quota sud-occidentali da tesi a più spesso moderati, altrove in genere deboli con direzione variabile. Mare da poco mosso a quasi calmo,